una scaletta dei valori e credo che tutti noi al primo posto mettiamo la vita. E così è nata l'Infovita per celebrare la vita. Noi oggi vi diamo le belle notizie, i progressi della ricerca e saranno presentate da due relatori che sono due carissimi amici, il professor Monica e il dottor Roseto, e saranno loro a darvi tutte le notizie, tutte le innovazioni della ricerca, e questo significa che la speranza aumenta. Molti di voi sapete che si sta abbandonando la chemioterapia. Altra cosa, celebriamo il coraggio. Il coraggio credo che sia, secondo me, ci ho riflettuto tanto per questa giornata, sia la capacità di rialzarsi sempre. Io mi rialzo sempre, forse non vinco, ma non fa niente. Qualcuno mi ha detto stamattina, l'importante è andare avanti. E io vado avanti mettendo alcuni sentimenti che sono la fiducia in me stessa. Io non abbandono mai il mio cuore, seguo la mia idea, il mio percorso, facendomi consigliare dalle persone che mi vogliono bene. Molto vicina alla mia famiglia, senza di loro, senza mio marito, non potrei essere quella che sono oggi. E poi ci siete voi, che vi ringrazio a tutti. Voi siete la mia forza e voi siete la mia priorità. Per voi mi impegno tantissimo e spero, non dipende da me, ma da qualcun altro, di poter fare di più per far crescere la struttura dei linfomi di Reggio Calabria. Vi auguro un buon ascolto, ringrazio la Daphne, ringrazio tutti i partecipanti, i volontari, il direttivo di Linfovita e do la parola al capo dipartimento. Dottor Campo, voglio ringraziare tutte le associazioni di volontariato che in questi anni hanno supportato il dipartimento oncopatologico sia mediante l'assistenza diretta e indiretta che attraverso la locazione di posti studio che hanno consentito la crescita dei nostri giovani all'interno del nostro dipartimento. Ho iniziato a lavorare in questa azienda nel 1997, dove sono cresciuto professionalmente grazie al mio allora primario, la dottoressa Alberta Capua, e gli altri insigni colleghi, il dottor Pasquale Covino e la dottoressa Mauro Cusidelli, che mi hanno trasmesso la voglia di crescere per curare al meglio i nostri malati. Da quando ho iniziato a lavorare qui, tante cose sono cambiate. Insieme ovviamente alla dottoressa Stretano, che l'eccellenza nell'ambito onco-ematologico. Tante cose sono cambiate, vecchi concetti come quelle, concetti, le cosiddette extended field, involved field, sono progressivamente cambiate, lasciando spazio a trattamenti innovativi. Innovative per migliorare la qualità della vita del paziente. E questi, nell'extended field, dove andavamo a trattare tutti gli linfonodi sopra tutte le stazioni linfatiche, sopra mediastiniche o sotto mediastiniche, poi siamo passati al involved field, dove andavamo a trattare i linfonodi che erano malati con insieme alla catena linfatica loro-regionale. Invece nella medicina, nella moderna radioterapia, si parla di due concetti diversi. Il primo concetto è l'involved site, l'involved nodal. L'involved nodal, prevede l'irradiazione, quindi l'irradiazione con tecniche innovative, come le tecniche innovative, andiamo a trattare i linfonodi positivi alla PET prima del trattamento chemioterapico. A tale proposito, la, diciamo,
dopo tanti anni di battaglie, la nostra azienda è riuscita ad avere un acceleratore lineare operativo dal luglio di quest'anno, 2024. Si tratta di un acceleratore lineare allo stato dell'arte, in grado di colpire il volume verso il bersaglio con la massima precisione e velocità, con risparmiando tessuti sani e con il miglioramento della qualità della vita. Non solo più rapido e più veloce, sull'acceleratore lineare è stata installata una tecnologia innovativa, si chiama l'altrapia guidata dalla superficie. Questa tecnica ricostruisce, diciamo, virtualmente in 3D la superficie corporea e viene utilizzata per migliorare la precisione del trattamento e controllare il posizionamento del paziente prima del trattamento, durante il trattamento e alla fine del trattamento, in modo tale, in caso di spostamento del paziente, la macchina viene interrotta. Inoltre, la radioterapia guidata dalla superficie, diciamo, è sincronizzata con la macchina e i movimenti respiratori. In caso del trattamento radiante, in particolare sui lipomi, la macchina è in grado di vedere, seguire e colpire il volume bersaglio. Oltre alla radioterapia guidata dalla superficie, sono stati installati un software per l'intelligenza artificiale per ottimizzare i piani di trattamento e un lettino rotatorio per eseguire trattamenti da TBI, total body radiation, total body radiation, per il concessionamento al trapianto del midollo osseo in collaborazione con il reparto di ematologia. Il reparto di ematologia è guidato dal dottor Massimo Martino, è un pilastro per le terapie innovative a livello nazionale in ambito oncologico. Grazie a tutto il personale, medico, il medico, infermieri e biologo che nel curare assistere anche nel contribuire all'attività scientifica e alle pubblicazioni. Infine, sottolineo come nella gestione clinica di un paziente complesso come quello oncomatologico sia necessario affiancare alle terapie mediche e radioterapiche un adeguato supporto psicologico che consenta di affrontare in modo sereno un percorso tortuoso e pieno di ostacoli. Mi piace, Susanne, concludere con le parole di Umberto Veronesi. Asportare un tumore è molto semplice, ma togliere dalla psiche è molto difficile. Niente, purtroppo io sono palestinese, sono nato nella Terra Santa, dove vino ancora tutti i miei, mia madre, e tutta la mia famiglia. In questi giorni difficili voglio esprimere la piena solidarietà a tutte le vittime del conflitto israelo-palestinese. Spero nella pace con la risoluzione 2222.
stati. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento odierno. Io parto dal titolo Linfoma del coraggio di vivere. E linfoma, dove noi comprendiamo anche malattie come la linfatica cronica, come sapete bene tutti voi, come ce ne sono tanti, ci sono forme meno aggressive e altre forme più aggressive. Il primo pensiero, permettetemelo, è per tutti i pazienti che purtroppo ancora oggi non ce la fanno a guarire. Quindi noi celebriamo una giornata e parleremo con illustri ospiti di tutto quello che sta migliorando nella cura di queste patologie. Purtroppo il nostro nemico è un tumore del sangue molto importante e quindi voglio ricordare anche tutti coloro che purtroppo non sono riusciti a superare questa malattia. Certamente il panorama, e lo sentiremo, terapeutico sta cambiando, l'ha accennato pure il dottor Said, perché ci sono tanti farmaci nuovi, tanti approcci che stanno migliorando le aspettative di vita, e molto spesso noi abbiamo di fronte delle persone considerate lungo sopravviventi. E questo secondo me sta disegnando uno scenario diciamo istituzionale da valutare bene. Le associazioni secondo me avranno un ruolo fondamentale, mi ricollegherò alla fine anche al discorso dello psico-oncologo, perché sapete che le politiche che sono state fatte negli anni sono state quelle di ridurre gli ospedali, i posti letto, determinare un'assenza di contatto delle politiche chiare di sviluppo fra ospedale, hub dove curiamo i pazienti e tutto il territorio. Nel momento in cui le aspettative di vita aumentano, perché noi magari possiamo fare delle cure più importanti anche a soggetti di età più avanzata, bisogna sicuramente riorganizzare il territorio, perché l'ospedale deve ricevere soprattutto le persone che maggiormente ne hanno bisogno, cercando di creare una rete, lo dice anche Agenas e sta portando avanti questo discorso, quindi le politiche sanitarie prossime sono proprio queste. Mi ricollego all'ultimo aspetto, il ruolo dello psico-oncologo. Qual è il grave problema che esiste in quasi tutta Italia? Che nessuno staff di un dipartimento di emato-oncologia esiste lo psico-oncologo come esiste il medico, l'infermiere, l'OS, i tecnici laboratorio, i biologi. Cioè non è riconosciuta questa figura con un concorso che permette l'assunzione nello staff di chi si occupa di oncologia di queste figure. Secondo me questo è uno dei problemi più gravi che esiste in Italia. Io il 1° ottobre sarò rappresentante di una delle società scientifiche italiane con altri rappresentanti, avremo un incontro alla Camera dei Deputati proprio per discutere di tutte queste difficoltà organizzative e di come dovrebbe essere la sanità nel futuro. È impossibile oggi che non ci sia per esempio lo psico-oncologo, come non ci sia un data manager. Si pensa che il data manager ci serve esclusivamente per raccogliere dati e fare lavori scientifici. No, il data manager serve perché ci aiuta a portare protocolli nei nostri reparti che ci permettono di curare con farmaci innovativi i nostri pazienti. Tutte le figure che però devono essere riconosciute in maniera organica, mentre noi purtroppo siamo costretti a chiedere il contributo alle varie associazioni di volontari che lavorano in ambito onco-ematologico. Quindi questa dovrebbe essere la grossa scommessa dei prossimi anni. E ora prestiamoci a vivere, a celebrare questa giornata, il Linfoma Day, che è un omaggio, ripeto, per tutti voi, per tutti i pazienti, e per cercare di farvi farvi entrare nel mondo nuovo che si sta sempre di più sviluppando in ematologia. Grazie. Grazie a
della dottoressa Iuti, direi di iniziare la giornata. Do la parola a Olimpia. Un ringraziamento particolare, perché quando devo dire tante cose io poi me le dimentico, ai nostri infermieri, che sono veramente straordinari. Allora, buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per essere intervenuti così numerosi oggi. C'è collegata con noi da Roma la dottoressa Flora Gigli, che per suoi impegni personali non è potuta essere qui con noi e che affronterà più tardi, come sentirete, proprio l'argomento dell'importanza del ruolo dello psico-oncologo nel paziente onco-ematologico. Vorrei ringraziare anch'io gli amici di DiabV che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questa giornata che è dedicata a tutti noi, e anche l'agenzia Daphne che ci ha pazientemente supportato. Oggi, quest'anno, nel celebrare il Lymphoma Day, abbiamo scelto come titolo Il coraggio di vivere. Il coraggio è un sentimento che emerge in maniera prepotente soprattutto nei momenti di difficoltà, nei momenti del bisogno. Tutti noi e i nostri familiari, quando abbiamo ricevuto la diagnosi di una neoplasia ematologica, ci siamo sentiti persi, smarriti, scoraggiati. Però, come sempre accade, piano piano abbiamo capito che soltanto accettando, accogliendo la diagnosi e affidandoci ai medici, ai loro programmi di cure, saremmo riusciti a dare un vero senso a questa esperienza così forte. E poi in questo viaggio per noi è stato fondamentale l'incontro con l'Infovita. Noi ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso le nostre esperienze grazie alla dottoressa Stelitano, e in qualche modo abbiamo alleggerito il peso che portavamo addosso. Il fatto di essere oggi qui così numerosi è proprio una conferma di quanto per noi sia terapeutico stare insieme, trascorrere questi momenti tutti insieme. Quindi questo per sottolineare proprio l'importanza dell'unione e l'importanza della condivisione. Ora, venendo alla giornata, noi quest'anno abbiamo voluto affrontare questo tema del coraggio anche in maniera un po' diversa. Abbiamo nostra gradita ospite Beatrice Gregorini, se vuoi puoi anche avvicinarti, Beatrice. Beatrice vive a Roma, è un'attrice, regista, doppiatrice, ascolterete la sua bellissima voce, che ha scelto oggi per parlarci del coraggio due brani tratti dall'Enrico V di Shakespeare. E io, come anche voi sicuramente penserete, dici cosa può avere a che fare Shakespeare, un'opera che è stata scritta oltre 5 secoli fa, con noi, con la nostra realtà. Ascoltando Beatrice vi accorgerete che Shakespeare alla fine parla di noi, pazienti, medici, che quotidianamente, fianco a fianco, combattiamo la nostra battaglia, la battaglia contro la malattia, una malattia che spesso è molto più grande di noi. Non vi voglio aggiungere altro, però giusto per farvi capire il contesto in cui ci troviamo, vi dico solo che siamo in un campo di battaglia dove l'esercito inglese, composto da pochissimi soldati e guidati dal re Enrico V, sta per affrontare in battaglia il molto più numeroso esercito dei francesi, quindi una battaglia impari. Il re Enrico V è ben consapevole dello stato e della condizione di paura, di sofferenza, di scoraggiamento in cui si trovano i suoi soldati. Quindi decide di fare un giro nell'accampamento e di rivolgere ai suoi uomini delle parole di incoraggiamento che adesso ascolteremo dalla voce di Beatrice. Prego. Grazie. Ora
sforzatevi con il pensiero di figurarvi quell'ora del giorno che un brulichio confuso e l'alta tenebra si fondono a riempir l'immenso vaso dell'universo. Da un campo all'altro, per il grembo sinistro della notte, si può ascoltare il sordo mormorio che viene per l'aria dagli opposti eserciti francesi e inglesi. Superbi del loro numero, fiduciosi in cuor loro di se stessi, e troppo allegri e sicuri francesi, giocando ai dadi, danno già spacciati i troppo sottovalutati inglesi. I poveri malaugurati inglesi, come gente votata al sacrificio, siedono pazienti a loro vigili fuochi, ruminando ciascuno nel suo animo le incognite dell'imminente giorno, e in ciascuno gesti di tristezza, guance smunte. Ma ora, chissà con la mente figurarsi il regale condottiero di questa banda d'uomini disfatti, mentre trascorre da una all'altra tenda, esclami pure gloria e onore sul capo di un tal re. Se ne va a piedi solo a visitare tutti i suoi soldati, dando a tutti il buongiorno, e umile e tranquillo, sorridendo, li chiama amici, fratelli, paesani. Sul suo volto regale nessun segno fa trasparire la consapevolezza di trovarsi serrato e circondato da un pauroso esercito. Domina il disagio della trepidazione dell'attesa, facendo mostra di giovial sembiante, sicché anche i più miseri dei suoi, stati finora pallidi e languenti, si riconfortano solo al vederlo e riprendono animo. Il suo occhio, prodigo e liberale come il sole, distribuisce a tutti il proprio ardore, dissolvendo le gelide paure. E così, nella notte, ogni soldato, dall'umil fantaccino al cavaliere, ha col re Enrico un piccolo contatto e dalle sue parole resta esterrefatto. È vero, dice, siamo in gran pericolo, perciò tanto più grande dovrà essere in tutti noi il coraggio. In pace nulla si conviene all'uomo quanto la calma e la moderazione. Ma se risuona lo squillo di guerra, sa da imitare quel che fa la tigre. Contrarre i muscoli, chiamare subito tutto il sangue raccolta, nascondere ogni moto di pietà. Stringete i denti. Dilatate al massimo le vostre narici, trattenete il fiato, seguite il vostro coraggioso istinto. Grazie Beatrice, avete colto le similitudini, le analogie tra i soldati inglesi e noi? Penso sia lampante quanto la grinta, no? Il coraggio che viene fuori per forza nei momenti di difficoltà sia la stessa che hanno tirato fuori i soldati inglesi. Allora, grazie. E dottoressa, procedi pure tu? Io però come re Enrico, vado nei corridoi con tutti i cazziari. Dottore Massimo Basile, procediamo alla moderazione di tutto il mondo. Ho il grande piacere di invitare sul podio il Stefano Modica, già medico primario di oncologia e ematologia di Stato. Spero che per me sei sempre stato uno dei miei maestri, insieme agli altri illustri ematologi calabresi, da Pietro Jacopino che vedo presente, ma tutti gli altri che hanno siamo cresciuti grazie a voi. Se in Calabria ritengo che ci sia un'ematologia di alto livello, per cui la scelta di andare a farsi curare in un'altra regione è esclusivamente una scelta dei pazienti, ma non determinata dal fatto che non ci siano
grandi ematologi, Caterina Seritano è un altro esempio, siamo entrati insieme in ospedale, Caterina con lo stesso concorso 32 anni fa, cioè tempo passa. E quindi Stefano, è veramente un piacere averti qui con noi, e lui ci parlerà della leucemia linfatica cronica, rappresenta un opinion leader mondiale su questa patologia, ci ha studiato, lavorato tanto e quindi sarà un piacere sentirti. Massimo, grazie, e intanto grazie a Caterina per questo bellissimo invito, poi grazie al direttore del Dipartimento, che con lui ci conosciamo da tanto tempo. Ecco, Massimo c'è una vecchia, come dire, conoscenza, io credo che in tempi non sospetti credo anche di avergli un po', come dire, preconizzato quello che sarebbe successo e quello che sarebbe stato il suo percorso, che quando lui era molto giovane e si affacciava ai primi meeting avevo colto per la verità in lui questa capacità di guardare molto lontano. Quindi grazie a tutti quanti voi per l'invito e in particolare a Massimo, che in questo momento ha anche un ruolo particolarmente importante sia a livello nazionale ma anche per quello che riguarda la gestione un po', come dire, di aggregare le forze ematologiche calabresi. Ecco, questo è importante dirlo. Devo dire, Reggio l'ha sempre avuto questo, io storicamente, come dire, che sono abbastanza anziano, voglio ricordare che quando io pensai di interessarmi di linfatica cronica, la prima cosa che mi fu detta è: vai dal professor Neri. E il professor Neri mi indicò la strada, e devo dire fu una strada particolarmente proficua nel tempo, per non dimenticare poi l'amico con cui fino a poco tempo fa stavo chiacchierando, che dico Jacopino, c'è una figura assolutamente importante. Quindi tutta una storia importante che in questo momento particolare, per quella che è la sanità italiana e calabrese, in questo momento credo che abbia un peso e un valore aggiunto notevole. Io parlo con un'affiliazione che non è un'affiliazione italiana, non perché abbia ripudiato, ma perché ho finito tutto quanto il mio percorso in Italia, poi ho lavorato in questa struttura, e questa struttura, diciamo che è nel nord dell'Inghilterra, nello East Yorkshire, questa università, questa scuola medica di Hull e York, mi ha dato un ruolo che è un ruolo di onorary professor, e quindi mi sembra giusto, come dire, onorare questa struttura che ha ritenuto, per un medico ospedaliero quale io sono stato, e difendo questo mio ruolo di medico ospedaliero, cioè onorare questa struttura e portare il nome di questa struttura anche in questo contesto. Ma questo per dirvi che noi ricordiamo il Lymphoma Day, ma il primo settembre è stato il CLL Day, che significa Leucemia Linfatica Cronica Day. Credo che sia il terzo o quarto anno in cui viene ricordata la leucemia linfatica cronica. Lo ha detto bene la dottoressa Seritano prima, una delle patologie, la leucemia più frequente nei paesi, diciamo, industrializzati, quindi quella più, come dire, diffusa. E qual è il perché è importante, diciamo, il CLL Day? Perché ci dà una misura un po' di quella che è la globalizzazione delle patologie e la globalizzazione di come è gestito un paziente, diciamo, in differenti contesti. Qual è il messaggio che lancia il CLL Day? Il CLL Day lancia un messaggio di una equità delle cure, una equità di accesso alle cure, che non è una cosa assolutamente scontata. Io sono reduce dal SOHO. Il SOHO è il meeting più importante che c'è negli Stati Uniti dopo il meeting della Società Americana di Ematologia. Si svolge a Houston, è gestito dal gruppo più importante forse che c'è negli Stati Uniti, il gruppo dell'MD Anderson Cancer Center. E diciamo, questa è stata un'occasione per vedere due spaccati del mondo. Questo è quello che succede in questo momento negli Stati Uniti per quanto riguarda i pazienti con leucemia linfatica cronica. I pazienti hanno accesso a tutte le terapie possibili biologiche e hanno accesso anche dal 2024 alle CAR-T. Qui c'è Massimo, che è un grande esperto, e quindi poi potrà commentare e dirci qualcosa. Ma nel contesto della SOHO sono stati presentati invece i dati relativi all'accesso ai farmaci per quanto riguarda l'Ucraina. Guardate che spaccato abbiamo. I farmaci disponibili sono tutte le chemioterapie, quelle che ormai noi non facciamo più la leucemia linfatica cronica. È limitato l'accesso ad alcuni farmaci biologici e alcuni non sono assolutamente disponibili. Come vengono trattati i pazienti lì? I pazienti vengono trattati tutti con la chemioimmunoterapia e l'accesso ai farmaci biologici non è garantito dal governo, cioè nel senso che possono essere utilizzati, ma è un'utilizzazione che, come dire, è out of pocket,
cosa significa? Significa che il paziente lo deve pagare di tasca sua. Quindi questo per darvi una misura di tutto quello che succede in realtà differenti. Devo dire anche nell'ambito dei linfomi, ho sentito delle cose veramente terribili. C'erano i gruppi brasiliani che presentavano un po', diciamo, quello che è l'accesso alle terapie per i pazienti, e lì c'è uno spaccato differente, perché il pubblico non dà nulla, nel privato si arriva fino alle cartine. Quindi evidentemente è un mondo completamente diverso, diverso dal nostro, quindi cerchiamo di difendere questo nostro mondo perché è ancora molto importante. L'altra cosa che mi pare utile, mi pare, come dire, importante discutere anche in questo contesto, è un altro punto che viene sollevato nel CLLD, che si chiama Health Literacy Awareness. Che cosa significa? Significa, con una traduzione che è brutta, l'alfabetizzazione sanitaria. Che cos'è l'alfabetizzazione sanitaria? L'alfabetizzazione sanitaria è la capacità, diciamo, di ottenere informazioni, di elaborarle e di confrontarle in modo adeguato da parte dei pazienti. Quindi è inutile che noi continuiamo, diciamo, a dire la preferenza del paziente è importante, ma se non viene un po', come dire, incrementato questo aspetto, che è quello della alfabetizzazione sanitaria, health literacy mi pare più bello come termine, è molto difficile che il nostro paziente, cioè, possa realmente entrare nel merito di quello che è il processo decisionale, quindi realizzare quel patto, come dire, medico-paziente, che poi è fondamentale per la gestione della cura, soprattutto in una patologia come la leucemia linfatica cronica. Questo è importante perché una survey italiana, ho trovato questi dati, mi sembrava giusto condividere con voi, circa il 9% dei pazienti, solo il 9% dei pazienti, ha un livello eccellente di conoscenza, diciamo, delle problematiche. Quindi, diciamo, eventi come questi, organizzati da questo vostro gruppo e sollecitati dalla dottoressa Steritano, hanno un ruolo assolutamente importante per far crescere questo aspetto che è l'alfabetizzazione sanitaria. La leucemia linfatica cronica io l'ho rappresentata qui come qualcosa che è cresciuto nell'arco di 40 anni, siamo arrivati a terapie inimmaginabili, terapie di sola palliazione fino a terapie biologiche che sono in grado di dare delle risposte che sono delle risposte profonde. E naturalmente la terapia si è evoluta la terapia in termini, diciamo, di terapie continuative con farmaci biologici, quindi date in modo continuativo fino a tossicità o fino a progressione, oppure terapie date con una modalità che è detta a termine. Quindi per essere data a termine queste terapie devono dare delle risposte che sono delle risposte profonde, e oggi abbiamo farmaci che possono fare questo. Ma la leucemia linfatica cronica è una patologia particolare perché il 70% dei pazienti viene diagnosticato in una fase che è una fase di malattia non attiva. Quindi una condizione nella quale il paziente non deve ricevere terapia, l'anticipazione terapeutica anche con farmaci biologici non ha dimostrato impatto sulla sopravvivenza. Quindi ancora oggi, nonostante noi abbiamo tutta una serie di strumenti, l'approccio, diciamo, standard di cura per questi pazienti che non hanno una condizione di malattia attiva è la vigile attesa, watch and wait, guarda che aspetta. È importante che il paziente venga ben profilato anche da un punto di vista, diciamo, prognostico, perché ci sono alcuni pazienti che hanno una, come dire, un outcome, una sopravvivenza che è analoga a quella degli individui normali, e soprattutto hanno un decorso molto lento di progressione, quindi questi pazienti possono essere visti non con frequenza negli ambulatori, ma possono essere visti con una certa distanza, quindi cercando di non trasferire al malato questo concetto di sentirsi malato. E che cosa bisogna fare in questa fase? Quello che noi diciamo sempre è: cerca di vivere la tua vita, cerca di progettare la tua vita in modo adeguato, perché nella maggior parte dei casi la tua sopravvivenza non sarà differente da quella di un individuo, diciamo, che è una stessa, come dire, che è matchato per età e sesso, quindi un individuo della popolazione normale. Fai una vita sana. Importantissimo questo aspetto, cioè questi pazienti devono fare tutti i vaccini possibili, perché la leucemia linfatica cronica è una condizione nella quale, man mano che la malattia va avanti, viene a realizzare una condizione di deficit immunitario legato alla malattia. Quindi se il paziente riceve tutte le vaccinazioni precocemente, ha una possibilità di sviluppare un'immunità, diciamo, attiva verso una serie, diciamo, di condizioni che poi si troverà successivamente.
sono pazienti che devono fare uno screening per le patologie per le quali è validato gli screening. Gli screening oncologici sono validati e naturalmente, essendo pazienti anziani, una gestione adeguata delle comorbidità. Questo per dirvi quali sono i farmaci disponibili, tante opzioni terapeutiche, ma alla fine, diciamo, noi parliamo di fattori prognostici, parliamo di tante cose, ma come scegliamo noi questa terapia in questi pazienti? A me piace sintetizzare il tutto con quello che è l'ABC. Scusate per la terminologia inglese, ma insomma sono cose di facile accesso a tutti. L'age, che è l'età del paziente, la biologia della malattia, ma solo una variabile, che è questo TP53, che è la cosa che un po' condiziona la terapia e che ha un impatto reale poi, diciamo, sull'outcome di malattia stessa, e la presenza di comorbidità. Queste tre cose molto semplici, che, come dire, delle quali è opportuno che i pazienti abbiano conoscenza, sono quelle che alla fine vanno a determinare la prognosi e vanno a determinare quella che è la scelta terapeutica nei pazienti con leucemia linfatica cronica. L'altro fatto che mi pare molto importante è che i pazienti con leucemia linfatica cronica hanno un'età mediana che è intorno ai 72 anni. Allora, qual è la cosa che, il messaggio che io volevo cercare di trasmettere anche a voi? Cioè, le malattie cardiovascolari spiegano più del 30% dei decessi nei pazienti che hanno un'età maggiore di 70 anni. Quindi attenzione a questo sottogruppo di malati. Questo sottogruppo di malati deve essere gestito nel modo migliore, anche perché abbiamo alcuni farmaci che con un modo, come dire, una entità variabile possono determinare ed accentuare la cardiotossicità. Quindi sono pazienti da attenzionare particolarmente. Tenuto conto che se il paziente ha la patologia associata cardiologica non la possiamo modificare, però noi possiamo interagire su un aspetto che è modificabile, che è la scelta del farmaco. Molti farmaci, come dire, ci sono alcuni farmaci che hanno un impatto maggiore sulla tossicità cardiologica, ci sono farmaci di nuova generazione che ne hanno di meno, però ci sono degli effetti che noi definiamo effetti di classe di farmaco, che, come dire, che non si riesce ad eliminare completamente, li possiamo solo spostare un po' più avanti nel tempo, ma non eliminarli. Quindi la valutazione, perché poi questo è importante, piuttosto che secondo me parlare di farmaci, è importante anche un po' di entrare un po' in quello che è un aspetto importante, la profilazione del paziente è quello che per ogni paziente deve essere fatto e che in genere viene fatto nei posti a un certo livello importanti, come per esempio quello di Reggio Calabria. Cioè, variabili, le variabili preterapia sono delle variabili molto importanti, ma il clinico intelligente deve considerare anche a quello che la terapia potrà portare, quindi a quelle che sono le opzioni di terapia nella fase successiva, quello di cui noi disponiamo. Quindi già nella scelta della prima terapia dobbiamo pensare a quello che è un percorso, che è un percorso lungo del paziente, a quello che il paziente potrà far dopo. All'aderenza alla terapia, è chiaro che con i farmaci che si prendono per bocca c'è questa grossa problematica, cioè c'è il paziente che ha una consapevolezza maggiore ed è in grado di aderire alla terapia, nel senso che prende le compresse in modo adeguato, ma il paziente più anziano, il paziente che non ha un supporto, che non ha un caregiver, probabilmente è un paziente che questo aspetto dell'aderenza alla terapia non riesce a gestirlo in modo adeguato. Gli eventi avversi legati alla terapia. E poi quello che è un fenomeno che è assolutamente importante, cioè queste terapie date in modo continuativo, che sono delle terapie che noi definiamo a bersaglio molecolare, quindi vanno su un bersaglio, su un target specifico, questo target nel tempo si può modificare, può cambiare, può andare incontro a dei fenomeni, diciamo, di alterazioni, di cambiamento molecolare, e quindi questo significa che quando andiamo noi con quel farmaco il bersaglio è cambiato e quindi l'efficacia della terapia si riduce. Abbiamo detto terapie continuative, terapie a termine. A me piace ricordare questo, che è un po' il riferimento di linea guida, perché è chiaro che voi siete, come dire, sempre confidenti nel fatto che vengano seguite delle linee guida. Le linee guida sono un qualcosa che supporta la scelta, diciamo, dei medici nelle varie strutture. Le linee guida sono stilate sulla base di un'evidenza, quindi sulla base di studi clinici che hanno inserito migliaia di pazienti e che hanno dimostrato, diciamo, una efficacia di una terapia anziché di un'altra. Queste sono le linee guida aggiornate della European Society for Medical Oncology.
e sono linee guida condivise anche dalla società di ematologia, e ci dicono un fatto molto importante, che lì dove è possibile, tranne una situazione particolare, che abbiamo detto quella di mutazione di P53, che è una condizione in cui una terapia continuativa ha più senso, perché ha dimostrato un'efficacia maggiore, lì dove è possibile bisogna cercare di utilizzare una terapia a termine, perché la terapia a termine dà un livello di libertà al paziente che ha un senso notevole. Il paziente, come dire, sa che avrà quella terapia per un certo periodo e poi avrà tutta una fase libera da terapia. E quindi capite bene che anche da un punto di vista psicologico il paziente si sente svincolato dal concetto della malattia. Qui qualche, come dire, noiosa diapositiva, ma giusto per dirvi che noi siamo in grado di dare, con alcuni tipi di terapie, con gli inibitori di Bruton chinasi, che è una grossa famiglia di farmaci, cui sono quelli di prima e di generazione successiva, siamo in grado di dare una condizione di, come dire, di progressione libera dalla malattia, sì, perché il paziente si avvantaggia, diciamo, di una condizione di benessere libero dalla malattia che a 3 anni è dell'80%, sono risultati, come dire, che una volta erano impensabili con la fisioterapia, e a 5 anni è il 60%. I pazienti giovani vanno un pochino meglio, nel senso che a 5 anni, diciamo, questa fase è dell'80%, ma il concetto che io volevo far vedere con una diapositiva che credo che abbia una sua efficacia è proprio questo, cioè noi abbiamo combattuto la leucemia linfatica cronica fino a un certo punto considerando il trattamento come una maratona. La maratona è un qualcosa di lungo, è uno sforzo prolungato, è uno sforzo anche esteso nel tempo. Probabilmente noi oggi possiamo ottenere la stessa cosa con quello che è uno sprint, quindi concentrando un po' al massimo, grazie a farmaci che danno la possibilità di avere una risposta, diciamo, molto profonda, possiamo concentrare in 12-15 mesi la terapia e dare poi una fase libera, come avevo detto prima. E questi sono questi studi che lo dimostrano, li scorro molto rapidamente per arrivare a un punto importante. Ma in queste due opzioni, che sono opzioni di dare una terapia continuativa o una terapia a termine, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? Ora, sicuramente una terapia a durata fissa nei pazienti che hanno un rischio più elevato, quindi quelli che hanno questa mutazione famosa di P53, P53 è una specie di guardiano del genoma. Quando è alterato, questo guardiano del genoma non funziona più, d'accordo? E quindi questo conferisce alla patologia una aggressività maggiore. Quindi i pazienti che hanno mutazione per P53 sono pazienti che devono essere trattati con una terapia continuativa, quindi devono essere tenuti sempre sotto pressione con la terapia. E poi c'è uno di alcune terapie, diciamo, quelle che implicano l'utilizzo anche in associazione di alcune infusioni con anticorpi monoclonali, c'è il disagio del paziente, diciamo, nel doversi recare presso la struttura e fare queste flebo. E poi c'è il monitoraggio di quella che si chiama la sindrome da lisi acuta tumorale, perché questi farmaci sono talmente efficaci che appena dati danno una rapida distruzione. Questo farmaco, ci sono gli anti-BCL2, il venetoclax in particolare, danno una rapida distruzione delle cellule e dei linfonodi, e quindi c'è un sovraccarico a livello renale. Quindi questi pazienti devono essere gestiti con un'idratazione adeguata e devono essere dati, come dire, deve essere fatta una terapia che si chiama il ramp-up terapeutico, quindi piccole dosi, come dire, che vengono incrementate settimanalmente. Ma il vantaggio è, come voi vedete, è più consistente, la lista dei vantaggi è più, come dire, numerosa, risposte profonde, un periodo di pausa della terapia, quindi c'è la vacanza cosiddetta terapeutica, l'holiday drug, che è una cosa estremamente importante, l'efficacia in termini di cose, è chiaro che una terapia, come dire, data per un lungo periodo ha un costo maggiore, una terapia data per un periodo più breve ha un costo minore. Se una terapia è data per un lungo periodo in un paziente, soprattutto se un paziente anziano, se un paziente che ha delle comorbidità, ha una, come dire, occasione maggiore di determinare delle tossicità. È chiaro che se il tempo di esposizione è maggiore, il rischio di avere tossicità può essere maggiore. Una terapia data per poco tempo dà un minore sviluppo di resistenza, diciamo, nel bersaglio. E l'altra cosa importante è che questa stessa terapia può essere riutilizzata, quindi ci può essere un ritrattamento.
Quindi senza necessità di cambiare la terapia se il paziente recidiva, ma di ridare la stessa terapia e quindi conservarsi le altre linee terapeutiche più avanti. Quindi, come dire, questa idea che io vi ho detto prima, quando si dà una terapia, pensare già a quello che può essere fatto dopo, nel caso in cui il paziente ha una ripresa di malattia. Ci sono terapie, diciamo, a termine differenti. Oggi c'è anche un'opzione di terapia a termine che è tutta di farmaci orali, che mette insieme i due farmaci più importanti, la classe di farmaci più importanti, che sono, diciamo, gli inibitori di bruton-chinasi di prima generazione, il farmaco ibrutinib, e un inibitore di BCL2, il farmaco venetoclax. Queste terapie sono state validate nelle persone giovani e nelle persone anziane, e quello che abbiamo fatto qui è una sorta un po' di, come dire, di confronto indiretto, artificiale, una network meta-analisi, così si chiama, per vedere se fra le due terapie a termine quella che avesse un'efficacia maggiore. E il dato, mentre nell'anziano c'è soltanto un trend, ma è significativo, c'è nel giovane, che addirittura questo dato è molto significativo anche in alcuni sottogruppi a rischio più sfavorevole. Quindi noi disponiamo oggi di una terapia che è tutta orale, ma che di fatto, cioè, si dimostra, rispetto anche all'altra terapia a termine che comprendeva l'uso invece di alcune infusioni di anticorpi monoclonali, cioè abbiamo un vantaggio che è un vantaggio di efficacia notevole. L'altro concetto importante, per questo si discuteva prima della consapevolezza del paziente, cioè il paziente è anche disposto, quando la conversazione avviene in un certo modo e soprattutto con un approccio che, come dire, per lo più paritario, a capire anche qual è il rischio che gli stesso vuole accettare pur di avere una terapia a termine. Cioè, questo è uno studio molto importante che è stato presentato alla Società Americana di Ematologia lo scorso anno e che ha coinvolto i pazienti e chiedeva ai pazienti: qual è il rischio che voi volete accettare di sviluppare quella che vi ho detto prima, che è la sindrome dall'ischemia acuta tumorale, oppure, diciamo, il rischio di avere anche una tossicità cardiologica pur di fare una terapia a termine? E come vedete, il massimo rischio accettabile per questo è maggiore del 3%. Quindi ci sono anche pazienti che, nella piena consapevolezza e nella, come dire, conoscenza delle problematiche, sono anche disposti ad accettare un rischio piccolo, ma naturalmente è un rischio che, diciamo, gestibile da un punto di vista clinico. Quindi questa è una cosa molto importante e che continua a mettere al centro il ruolo del paziente, diciamo, nel processo decisionale. Tutto questo è molto importante perché se noi avessimo quelli che chiamiamo gli studi di fase 3, quindi gli studi di un confronto testa a testa di due terapie, potremmo dire al paziente: guarda, i risultati sono questi, tu se fai questa terapia ottieni questo, se fai quest'altra terapia ottieni quest'altro. Cioè, allo stato non abbiamo nessuno studio, risultati li avremo probabilmente presto, il prossimo, come dire, meeting della Società Americana di Ematologia in dicembre, ma allo stato noi non abbiamo nessun dato che ci dice, in uno studio randomizzato di fase 3 di confronto testa a testa, che una terapia a termine è migliore o peggiore di una terapia continuativa. D'altro canto, il paziente è quello che di fatto viene curato, quindi, diciamo, facciamo crescere la consapevolezza in questo paziente e cerchiamo di condividere la decisione migliore. E poi ragioniamo nell'ambito di terapie che funzionano abbastanza bene, quindi che hanno un'efficacia notevole in un caso o nell'altro. Vado avanti molto rapidamente per dirvi che, come dire, le cose vanno avanti, e lo sguardo al futuro, quello che dipende, noi abbiamo opzioni terapeutiche oggi che sono molto efficaci nei pazienti con leucemia linfatica, ma ci sono delle nuove opzioni, ci sono delle opzioni sia in termini di farmaci sia in termini di terapie cellulari. Ora, per esempio, questo è un nuovo inibitore di BCL2 che si chiama sonrotoclax, che è un farmaco che è stato associato a zanubrutinib. Zanubrutinib è un inibitore di bruton-chinasi di nuova generazione. Guardate queste curve, non c'è neanche un decesso. Cioè, queste curve sono completamente, diciamo, piatte, d'accordo? Ovviamente sono osservazioni ancora brevi, quindi c'è bisogno di osservazioni più lunghe, ma certamente la possibilità di avere farmaci che hanno una selettività maggiore in termini di minore efficacia, di quelli che noi chiamiamo gli effetti off target, che sono quelli fuori dal bersaglio. Questi farmaci hanno un effetto sul bersaglio e fuori dal bersaglio. Spesso sono gli effetti fuori dal bersaglio che danno le tossicità e che di fatto poi determinano la discontinuazione della terapia, l'interruzione della terapia.
capite bene che l'interruzione della terapia significa non poter erogare al meglio, diciamo, un trattamento terapeutico ad un paziente. Quindi questo è un nuovo inibitore di BCL2. Poi ci sono degli altri farmaci. Vi ho spiegato come il bersaglio nel tempo possa modificarsi. E allora quando si va con una terapia target significa che il farmaco non trova quel bersaglio modificato e quindi non può interagire con quel bersaglio. Questi sono dei farmaci che si chiamano i BTK degraders. Sono dei farmaci che riescono a superare, diciamo, questa problematica quando il bersaglio si modifica. E poi naturalmente, diciamo, le carti che stanno guadagnando un grande interesse anche in una patologia come la leucemia linfatica cronica e sperabile che in un altro tempo non troppo lungo, ma naturalmente qui in Italia purtroppo le cose vengono un pochino più lentamente, i pazienti si possono avvantaggiare. E soprattutto quali pazienti si possono avvantaggiare? Noi oggi abbiamo due categorie di farmaci efficaci che cerchiamo di usare con una modalità sequenziale, gli inibitori di bruton-chinasi e gli anti-BCL2, d'accordo? Per quei pazienti che sono detti double refractory, che sono stati esposti a tutti e due questi farmaci e sono refrattari, queste oggi sono le terapie che di fatto sono in grado di dare una risposta importante. La buona notizia, io ho finito, credo di avere finito, ci sono anche questi anticorpi monoclonali bispecifici, in particolare l'eptolizumab, che hanno anch'essi un ruolo importante. Però qual è la buona notizia che ho sentito recentemente dall'ESMO si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona? Che il tempo fino alla registrazione dei farmaci in Italia è 14 mesi e al di sotto dei 18 mesi della media europea. Quindi questa è una buona notizia, diciamo, per tutti i pazienti, quindi significa che l'accesso è... Naturalmente quello che veniva discusso in questo articolo, che è facilmente, come dire, accessibile per tutti, perché è un articolo che ho visto proprio ieri sul Corriere della Sera, è che l'inghippo maggiore che noi abbiamo oggi è quello dei prontuari terapeutici. E la Calabria è vincolata da un prontuario terapeutico, perché i prontuari terapeutici introducono un ulteriore rallentamento nella possibilità di dare a disposizione dei pazienti i nuovi farmaci. Quindi credo che c'è da ragionare, c'è una buona notizia, ma c'è molto da ragionare. Io mi fermerei qui e vi ringrazio veramente per l'attenzione. Grazie Stefano. Qualcuno vuole fare domande? Complimenti, complimenti per quello che ha detto e per la chiarezza per come l'ha detto. Io sono una collega, sono un medico, e nonché malata, affetta da leucemia linfatica cronica. Io è da 3 mesi che sono in cura con questa associazione nuova di farmaci, il Brutinib più il Veneto Class, di cura la valente dottoressa Stelitano. E una botte di ferro. Ne sono convinta. E grazie per queste belle notizie. L'unica domanda che volevo fare è questa, però ho visto che già lei brillantemente ha risposto in maniera molto chiara. Ecco, il dopo. Dopo i 12 mesi di questa cura, Kenyo Free, ecco, la durata di questo spazio libero di... Allora, cioè il modo... Io avevo saltato questo concetto di libertà. La ringrazio davvero perché mi dà la possibilità di ritornare su una diapositiva che io avevo saltato per non essere troppo, per non appesantire troppo la mia presentazione. Cioè, questo è lo scenario, diciamo, che noi oggi possiamo realizzare in Italia sulla base di quello che è l'accesso ai farmaci. Come lei vede, c'è una terapia FD, che significa fixed duration, quindi una terapia a durata fissa, e c'è una terapia continuativa. Allora, cercando un pochino di collocare quello che è il suo percorso terapeutico nel modo specifico, lei si trova qui. Lei si trova a ricevere una terapia con i produttivi per Venetoclax, significa un iniziale trattamento con i produttivi per 3 mesi e poi 12 mesi di Venetoclax. Dopodiché c'è una fase lunga con una
come dire, con un tempo mediano che non è ancora raggiunto per quanto riguarda la progressione libera da malattia, d'accordo? E che naturalmente riflette anche alcune caratteristiche biologiche della sua, patologia. Non ho mai avuto io terapie. Ecco, lei non ha mai avuto terapie, verosimilmente ha un profilo biologico. Non ho altre malattie. Ma verosimilmente ha anche il profilo biologico della sua malattia, un profilo biologico favorevole. Sì, da 12 anni che io continuo. E questo le dà un vantaggio, che è un vantaggio, diciamo, che può essere guardato in anni. Ma qual è la cosa importante? Perché lei dice, e poi cosa succede? Poi dopo, diciamo, dopo questa terapia, lei ha le opzioni le più ampie possibili, perché dopo questa terapia lei può utilizzare una terapia continuativa con un inibitore di prima generazione, che è il Ibrutinib, oppure fare lo Zanubrutinib, che è uno di nuova generazione anche con un effetto, diciamo, off target minore rispetto al Ibrutinib. Ma il fatto importante è che questa terapia a termine la preserverà dalla possibilità di fare le mutazioni. Quindi, diciamo, lei andrà a riutilizzare uno dei due farmaci, sia in senso pieno sia anche come classe di farmaco, uguale a quello che ha fatto prima, con un'efficacia che è un'efficacia, come dire, garantita, perché la terapia data a termine, c'è un lavoro molto bello che è stato pubblicato sul Clinical Cancer Research, che dice in modo molto chiaro che tutti i pazienti che fanno questo tipo di terapie, di più benefici, non sviluppano mutazioni. Quindi, diciamo, la sua malattia potrà essere controllata con lo stesso farmaco, oppure, diciamo, con uno di nuova generazione, potrà essere controllata con un'altra terapia a termine, che è un'associazione di venetoclax e rituximab per 24 mesi, oppure con un venetoclax monoterapia continuativa. Quindi, diciamo, lei è nella situazione oggi, diciamo, migliore. Sì, infatti il risultato l'ho avuto, si sono passati notevolmente. Lei ha avuto il risultato notevole, sì. Ma è chiaro che, diciamo, in una condizione poi come la sua, in cui lei ha già 12 anni, diciamo, di malattia indolente, è chiaro che qui ragioniamo nell'arco di 30 anni dall'inizio di malattia. Perché lei ha tutte queste opzioni. Quindi, secondo me, questa è una scelta terapeutica eccellente, non poteva mancare perché è fatta dalla dottoressa. Ma voglio dire, però lei si trova nella situazione oggi migliore della quale si può trovare un paziente con leucemia linfatica propria. Volevo chiedere una cosa: nell'approcciare il Covid attualmente gli infettivologi non tutti utilizzano l'antivirale, li curano con semplici antibiotici. Secondo te questo può influire negativamente sulla durata della positività del Covid? Insomma, l'antivirale è un gold standard di terapia nel paziente immunodepresso, come un paziente con leucemia linfatica cronica. Quindi, insomma, io ripeto che l'antivirale debba essere dato sempre, insomma, ai pazienti, anche perché non sempre noi abbiamo una profilazione precisa di quello che è l'assetto immunitario del paziente. Noi spesso abbiamo il dato delle immunoglobuline, non sempre abbiamo il dato dei CD4, ecco. Devo dirti che questo poi discorso dell'immunodeficienza dei pazienti con leucemia linfatica è una cosa che parte da lontano, perché anche nei pazienti che hanno la cosiddetta MBL, cioè questa linfocitosi, diciamo, monoclonale con meno di 5.000 linfociti B, che non è linfatica cronica, c'è un rischio infettivologico che è consistente. Cioè, chi è andato a studiare queste cose ha visto che, diciamo, la probabilità di ricovero per patologie infettive di questi pazienti è sicuramente superiore rispetto a quella della popolazione normale. Quindi io avrei un livello di attenzione speciale, credo che questo è anche il tuo pensiero, probabilmente. Ma hai parlato del sistema sanitario italiano e del sistema sanitario inglese, perché sicuramente il sistema sanitario italiano è nettamente superiore a quello inglese, e rispetta anche l'articolo 32 della Costituzione italiana. Questo sicuramente al nord, ma al sud non è così. Purtroppo al sud c'è il problema dell'integrazione sanitaria, perché, faccio un esempio, in radioterapia noi abbiamo a Reggio Calabria abbiamo un 2 acceleratore lineare. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità dovrebbe avere un acceleratore lineare per ogni 150.000 abitanti, per cui dobbiamo avere almeno 5-6 acceleratori lineari, perché
Reggio Calabria rappresenta circa 550.000 abitanti, Vibo Valenza, tra tutti che vengono qua, altre 150 e emigrati altri quasi 1 milione di abitanti. Quindi noi dobbiamo avere almeno 6 acceleratori lineari, quindi la gente è costretta a migrare, perché Reggio dovrebbe trattare almeno 150 pazienti, però trattiamo 75 pazienti. Io la domanda che faccio a tutti: che succede in Calabria quando viene applicata l'autonomia differenziale? Questo è il problema della Calabria. Questa è una cosa importante, quella che tu dici. Io però non ho detto che il sistema inglese è peggiore di quello italiano, in modo più assoluto. Non lo penso, il sistema inglese è superiore, ha detto, non ho detto. È superiore. Diciamo, è un sistema con un accesso di cure a tutti quanti, quindi è come dimentichiamo che il sistema italiano lo abbiamo buttato dall'Inghilterra noi. Cioè, secondo me, io ho lavorato in Inghilterra, non è che ho lavorato ad Oxford o a Londra, ci ho lavorato nell'East Yorkshire. L'East Yorkshire è il nord dell'Inghilterra, il nord dell'Inghilterra è come il sud dell'Italia. Ma qual è la differenza? La differenza è che intanto è un sistema che è molto meno medico-centrico del nostro, perché ci sono tutta una serie di figure professionali, come dire, che supportano moltissimo, casomai la carenza dei medici, però diciamo c'è una serie di figure professionali, dai farmacisti, diciamo, alle nazi, che voglio dire, che danno un supporto notevolissimo. L'altra cosa importante è la modalità di lavoro, che è analoga, diciamo, in tutte le parti dell'Inghilterra, o nella struttura di altissima qualificazione o quella di minore, che è la possibilità di procedere a percorsi decisionali in modo collegiale. E che cosa succede? Diciamo che se c'è una patologia rara, per esempio, che non può essere gestita, è la stessa struttura che si collega col famoso team multidisciplinare dell'alta spedizione. Cioè, e lì è un discorso, secondo me, di sistema, oltre ad avere il fatto del NICE. Il NICE non è l'AIFA, ragazzi. Cioè, il NICE è un sistema stabile, formato da persone competenti che ci lavorano stabilmente, non da consulenti, che magari vincola un pochino di più, però sicuramente si arriva a registrazioni quando ci sono dei dati veramente forti nei farmaci. E soprattutto l'altra cosa importante, e questo lo dico anche a Massimo, che diciamo adesso nel suo ruolo di, come dire, di presidente del GITMO può spendere una parola importante in questo senso, cioè le linee guida vengono fatte dalle società scientifiche in collaborazione con NICE. Noi qui ci troviamo invece con una situazione svincolata di linee guida che poi con l'AIFA, cioè, voglio dire, c'è un sistema che si muove in un modo un pochino più omogeneo. Ovviamente sul discorso della radioterapia sono molto ignorante, quindi vale tutto quello che hai detto tu. Grazie per il supporto. No, grazie Stefano, queste sono sicuramente delle indicazioni fondamentali. L'unico commento che io volevo aggiungere è che spesso noi abbiamo come parametro di riferimento gli Stati Uniti. Ma ricordatevi che negli Stati Uniti non gliene frega niente di mettere subito in commercio un farmaco, perché il paziente se lo deve pagare. Quindi purtroppo non è detto che il fatto che loro autorizzano subito un farmaco, anche con studi di scarsa potenza scientifica, dipende dal fatto che chi ha l'assicurazione si paga quella cura, chi no non lo può fare. Quindi certamente in Italia non è un sistema ideale, come diceva Stefano, però e criteri di controllo ci devono essere, perché in Italia possiamo garantire le cure gratis, costosissime, a tutti coloro che ne hanno bisogno. Poi è chiaro che ci sono difficoltà di tantissimi tipi, organizzative soprattutto, però la realtà dei fatti è questa, quindi dobbiamo difendere con tutte le nostre forze il sistema sanitario nazionale. Grazie Stefano, se non ci sono altre domande. Lascio la parola a Olimpia. Magari invito Carmelo Cristano a prendere il mio posto, qui che fra poco toccherà a lui. Prima Olimpia. Sì, possiamo collegarci con la dottoressa Gigli. Come vi ho anticipato, la dottoressa è collegata da Roma. Ce l'abbiamo? Ok, di nuovo buongiorno, bentrovata dottoressa. La dottoressa Gigli è psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa, è referente per l'unità operativa complessa di ematologia del Policlinico Umberto I di Roma.
Mi aggancio anche alle parole che ha pronunciato prima il dottore Martino sull'importanza della presenza strutturata di uno psico-oncologo all'interno delle nostre strutture. Risulta essere un bisogno oramai davvero urgente. Dottoressa, noi sentiamo spesso parlare di supporto psicologico, però forse questa è una terminologia un po' superata, no? Perché il paziente va visto nella sua interezza, quindi la cura del corpo che viene affidata ai medici e la cura della mente affidata a figure come la sua. Quindi forse sarebbe più utile adesso parlare proprio di cura in toto del paziente oncoematologico. La dottoressa ha curato l'edizione di un libro molto interessante dal titolo La cura del paziente ematologico. Prima di lasciarle la parola vorrei leggere insieme a voi l'incipit del secondo capitolo che lei ha scritto, perché io mi sono ritrovata molto in queste parole. Sono sicura che sarà lo stesso anche per voi. Posso, dottoressa? Certo, la ringrazio anzi. La diagnosi è un momento netto, un tempo fermo, l'interruzione di una continuità. Un attimo preciso della vita di un essere umano che fende definitivamente il tempo in due parti, il prima e il dopo. Non c'è paziente che abbia incontrato in questi anni che non ne ricordi con precisione il momento, ciò che indossava, come fosse il cielo, i particolari del luogo, gli odori, chi fosse nella stanza. In quel momento ogni cosa cambia posizione. Non c'è più l'impegno del giorno dopo, l'abito da ritirare in tintoria, il denaro da prelevare al bancomat. Come in teatro cambia la scena, ma si resta senza scena, senza più copione, sospesi, in attesa. La diagnosi è l'anno zero. La malattia ancora non esiste, non ha forma, non ha espressione, non se ne conoscono le cure, solo un nome e a volte, all'inizio, neanche quello. Lascio la parola alla dottoressa Gigli. Tanto grazie per aver utilizzato le mie parole per esprimere questo. Io sono una psicologa, sono una psico-oncologa e sono d'accordo assolutamente con quello che diceva Olimpia. Credo che sia limitativa la questione del dividerci e suddividerci per figure professionali, perché in realtà oggi la complessità della cura richiede altrettanta complessità di presenze, quindi che in qualche modo si sia tutti insieme a lavorare, a volte ciascuno prendendo un pezzetto di ciò che potrebbe fare l'altro, e questo in qualche modo ci aiuta a tenere in maniera tutta intera una persona che abbiamo davanti. Io volevo avviare la presentazione e riprendendo una cosa che prima ho sentito dire al dottor Morica, che ha a che fare con la questione ospedaliera. Insomma, parlava anche il dottor Martino, il fatto di essere dentro l'ospedale, di poter lavorare dall'interno dell'ospedale condividendo insieme la progettualità di lavoro per un paziente è una cosa molto molto preziosa. Io l'ho verificata nel tempo, mi sono battuta per questo e credo che sia una cosa davvero importante. Mi avete chiamato a parlare con voi, ma voi, come dire, siete le persone che incontro ogni giorno, no? E quindi parlare di emozioni potreste farlo voi con me e insegnarlo come ogni giorno lo fate. Mi piaceva riprendere il coraggio di vivere, perché credo che questa questione abbia a che fare con degli aspetti molto molto profondi, no? Vivere in fondo significa partire da una dimensione che è il nostro benessere, no? Le dimensioni del benessere sono state definite nel 1989 da Carol Riff come fondamentalmente sei. Immaginate che il 1989 è una data lontana, eppure oggi a livello internazionale ancora sono il punto di riferimento. E volevo partire da qui. Partiamo dal fatto che perché una persona possa avere un benessere psicologico deve poter passare per l'accettazione di sé, deve poter passare per delle relazioni interpersonali positive,
per l'autonomia, quindi per il proprio senso di autonomia e di indipendenza, per una padronanza ambientale, quindi un senso di competenza nella gestione del proprio ambiente, per uno scopo nella vita, quindi gli obiettivi, il senso, la direzione della propria esistenza, e per una crescita personale, che praticamente è legata all'espansione del proprio sviluppo e del proprio potenziale di realizzazione nel tempo. Guardare questo ci mette di fronte al fatto che nel momento in cui incontriamo una diagnosi succede qualcosa rispetto alle nostre dimensioni del benessere. E tutto accade spesso velocemente, no? Sintomo, visita, le famose analisi del sangue, no? Passando per un pronto soccorso, per un'accettazione, quello che accade dal punto di vista interno, che si passa attraverso l'allarme, l'ansia che continua a crescere, è uno stato di preoccupazione che diventa sempre più pervasivo. La diagnosi, per così come arriva, come stavo leggendo prima Olimpia, è un'esplosione. Entra all'improvviso nella vita di un essere umano in qualunque momento egli stia attraversando. E quindi è fatta di un prima, è fatta di un dopo, che è, come dire, legato proprio ad uno spartiacque, è fatto di un cambiamento che avviene nell'immediato, cioè da quel momento in poi bisognerà fare altre cose rispetto a quelle che si facevano prima. Controlli, visite, valutazioni, in cronatologia parliamo anche di visite e controlli che sono molto invasive, che in qualche modo no, sfidano molto le persone. Ma dall'altro lato c'è il doverne parlare, il doverlo fare subito, il doverne parlare con le persone che ti spiegano, gli specialisti, cosa sta accadendo, ma doverne parlare con il mondo, con le persone che ami, con i figli, con i partner, all'interno dei luoghi di lavoro, nelle relazioni sociali, è qualcosa di forte, di impattante, arriva in un istante. E allora possiamo dire che è un'esperienza traumatica ed è probabilmente la terminologia più giusta oggi, diciamo, ritenuta in letteratura equivalente ad un trauma, quindi se è un trauma la persona resta emotivamente scossa da quel trauma ed ha bisogno di tempo per poterlo elaborare ed essere accompagnato in questo passaggio. E poi, insomma, queste sono le componenti del sangue, e chi di noi si conosce prima di entrare in contatto con questo e soprattutto cos'è il sangue? Noi lo portiamo dentro come qualcosa di molto intenso, no? Siamo ben convinti e consapevoli del fatto che il sangue è una via di trasmissione, è una via di contatto. Quanti luoghi comuni utilizziamo, no? Patto di sangue, sangue del mio sangue, lacrime e sangue, e fa parte della nostra esistenza in maniera molto forte, e sentire di essere colpiti lì ci tocca dal profondo. E poi su qualcosa che ha a che fare con temi che, insomma, salvo appunto le famose analisi del sangue fatte con regolarità, conosciamo davvero molto poco e che diventano sempre più complessi. Parole, terminologie, lo abbiamo visto dai colleghi ematologi prima, ci sono dei termini che sono davvero molto difficili, perché è difficile imparare, quindi è difficile comprendere le specifiche. E chiaramente tutto ciò che è difficile e poco comprensibile diventa angoscia e quindi richiede formazione, informazione, continuo scambio. Dall'altro lato, questo aspetto che riguarda nello specifico la questione delle chemioterapie, no? Oggi abbiamo parlato delle alternative alle chemioterapie e tutto ciò che è chemioterapia, ma riguardano il fatto che rispetto all'idea, alla rappresentazione che noi normalmente abbiamo della malattia, cambia un po' qualcosa, no? Cioè, la malattia è qualcosa per la quale siamo abituati a rivolgersi ad un medico che ci dà un farmaco che ci fa stare meglio, no? Qui questo incontro, partendo da una malattia che a volte è anche molto poco sintomatica, a volte non è quasi per nulla, ci troviamo invece a dover affrontare qualcosa che ci farà più male. Dall'altro lato si attivano, se ne parlava prima, tutta una questione legata alle competenze immunitarie, è una questione complicata perché, insomma, cosa posso mangiare, chi posso toccare, chi posso abbracciare, posso tenere i bambini, gli animali, le persone che incontro. Tutto questo poi nel tempo che Covid si è ovviamente iperbolizzato da molti punti di vista, però resta un tema centrale delle malattie non cronatologiche. Rende pericolose le relazioni aumentando il senso di solitudine. E dall'altro lato c'è una questione legata all'ambiente persecutorio. Il contesto è persecutorio, rende più difficile affidarsi. Nel contesto oncromatologico la fa da padrona in tutte le forme e in tutte le dimensioni, rendendo davvero difficile sentire di potersi affidare nonostante la competenza, nonostante la scienza, no? Trasmetta molte cose.
E poi la medicina non è da subito buona, no? Le immagini antiche ci danno un'idea così piena, no? La mano del medico sul nostro corpo, del dottore, è qualcosa che ci restituisce la sensazione del sollievo emotivo, non soltanto quello che può essere dal punto di vista medico, farmacologico. Qui la medicina buona ci mette tempo ad arrivare, lasciando una sospensione emotiva che è davvero molto lunga. E poi quando la medicina arriva, le possibili modificazioni nel corpo. Finora ne abbiamo parlato, ci sono tantissime variazioni, saranno sempre meno alcuni di quei sintomi che sono legati con le chemioterapie, ma la realtà però è che dei sintomi a livelli diversi, in momenti diversi del percorso di cura si presentano e sono delle alterazioni corporee importanti che spesso hanno a che fare con la sofferenza fisica, hanno a che fare nel senso di malessere, con la debolezza, con un funzionamento che in certe fasi si riduce, rendendoci, proviamo a dirla tra virgolette, un po' inetti alla possibilità di essere quello che siamo stati fino ad allora. E le sofferenze toccano moltissime aree, anche quelle dell'intimità di chi deve curarsi e di chi si ammala, con tutte le ricadute che questo ha nel relazionale rispetto alla questione della solitudine di cui vi parlavo. E allora le modificazioni nello stato emotivo passano dalla paura fino al senso di vuoto, l'ansia che si può trasformare in angoscia, il senso di fiducia che a volte diventa un senso di guaribilità, soprattutto quando le patologie, essendo considerate a lungo termine, danno la sensazione di dover essere compagni per un'intera esistenza, compagni non desiderati, non piacevoli nella loro presenza. Quindi la proiezione che si ha nel tempo a volte si può congelare, ci si può trovare nella difficoltà progettare, il sentimento di potenza, che è una di quelle cose, per tornare alla RIF, che fa parte del benessere psicologico, può diventare una sensazione di incompetenza, questo a maggior ragione rispetto ai propri ruoli familiari, ciò che normalmente si fa, alla crescita dei figli, alle attività quotidiane, alle attività domestiche, non soltanto a quelle lavorative. E poi c'è un senso di solitudine, che in qualche modo viene alimentato, e un vissuto di perdita correlato con il fatto che confrontarsi costantemente con chi una malattia non l'ha, crea un allontanamento, no? E questa questione è molto faticosa da tenere veramente. E poi ci sono i sentimenti depressivi che vanno dalla congruità di un sentimento che si attiva come post-traumatico nel tempo, nel rapporto con la malattia, fino al rischio che diventi una demoralizzazione, diventi una depressione, nel momento in cui chi è intorno, dicevamo, a 360 gradi, tutte le persone che abbracciano chi si ammala devono tenere sempre in considerazione. E allora, beh sì, lo scenario è davvero un'evoluzione, la ricerca e i protocolli terapeutici sono stati aggiunti gradini in termini di vita e in termini di qualità della vita, ed è un aspetto enormemente prezioso, ma questo è un punto di cui spesso discuto con i colleghi medici e neurologi con cui lavoro così tanto tempo, il risultato della ricerca e dello studio che viene fatto non è sempre percepito nello stesso modo, cioè dal punto di vista del paziente, nella sua esperienza di vita, quei gradini non necessariamente, seppure tanto desiderati, possono essere percepiti come dei gradini aggiunti in termini di sollievo. A volte la scala si fa più angusta, i gradini sono sentiti più ripidi, e questa questione può essere legata alla percezione di una rappresentazione della malattia alterata, perché l'educazione sanitaria di cui parlavamo non è stata fatta nel giusto modo, o possono essere legati alla lunghezza del tempo e quindi anche a come il corpo nel tempo più fragile, fa più fatica a sostenere le terapie, seppur più lievi, perché il tempo trascorre, perché l'organismo che non modulo si è affaticato di più, e questo aspetto va tenuto in considerazione, se no il rischio è un po' la discrasia, no? Tra quello che il medico vede e in qualche modo vuole trasmettere, la gioia dei continui successi, e quello che invece dall'altro lato potrebbe essere percepito da chi lo ascolta, cioè sta vivendo qualcosa che viene sempre non ascoltato, perché diciamo tutto lo zoccolo duro, tra virgolette, della medicina, invece in quel momento è più assestato sulla gioia dei successi, in qualche modo della ricerca e delle possibilità che vengono offerte. La storia del paziente in oncomatologia e del paziente fatica cronica necessita comunque di anni di lavoro, prescindendo dal tempo della terapia o dell'assenza della terapia.
è legato comunque a controlli che sono reali, sono concreti, continuano e ricorda a tutti che comunque il pericolo è ancora in agguato e questa questione è una questione che spesso si lascia in ombra ma che viene vissuta internamente e profondamente da una persona che ha bisogno di essere tenuta in considerazione e questo a maggior ragione nel momento in cui il paziente viene affidato di più alla sua vita, per esempio questo anche nel momento in cui vengono fatte le terapie al termine, bisogna essere accorti sul fatto che quella persona possa continuare a tornare indietro, sentire che c'è un doppio livello, può continuare a percorrere quel ponte, allontanarsi verso il riprendere la sua esistenza, ma poter tornare indietro ed avere la consapevolezza di essere riascoltato nei momenti di paura e preoccupazione. E soprattutto qui io sono convinta del fatto che anche chi è fuori, gli altri specialisti, hanno bisogno di capire, conoscere ed avere chiarezza del punto in cui può essere il paziente, ma anche della storia dell'evoluzione della malattia. E in questo tutti noi che curiamo, tutti insieme, siamo dei garanti di continuità. Tempo, ma anche offriamo essere l'elemento del quale ci facciamo garanti. Questo possibile poterlo fare anche con il sostegno di uno psicologo che è inserito nel team medico, quindi deve essere di supporto nel tempo, contribuire al mantenimento della fiducia nei momenti delicati e nelle dinamiche che sono correlate con questo. Ma quando dico nel team medico io intendo non che debba essere offerto per esempio dalla struttura ospedaliera insieme con il team medico, ma perché deve lavorare all'interno del team medico. Le parti che io ho sentito più preziose e anche più importanti del mio lavoro sono state quando insieme con i colleghi medici, infermieri, biologi ci siamo trovati a ragionare sulla situazione clinica che avevamo di fronte pensandola insieme con una persona e pensandoci noi una persona rispetto a cosa evocava in noi, a quello che stava succedendo perché certe cose non erano state dette oppure dette in un modo sbagliato. Questo ci ha aiutato a crescere e in qualche modo a continuare a ricordarci che l'altro è tridimensionale, non è mai un numero scritto su una parte. E in ultimo questo, per fermarmi qui in questa mia parte dell'intervento, perché questo era sull'incarto di una busta di carta, una busta di pane, che mi ha portato una paziente alla fine di una seduta con dei biscotti fatti dalla sua mamma. E la sua mamma lo ha incattato dentro a questo. Io quando l'ho visto, devo dire, mi ha emozionato tantissimo, credo che questa sia la dimensione centrale di continuare a sentire che l'estate c'è anche nel momento in cui l'inverno perversa in maniera così profonda. Grazie mille dottoressa Gigli. Adesso è il momento di qualche testimonianza. Vogliamo far sentire anche la dottoressa la nostra voce. Caterina, sì, te la senti? Sì, io me la sento tranquillamente, ho scritto qualcosa. Vieni. È un po' difficile, però vabbè. Tranquillamente, siamo tra di noi. Ci provo. Siamo noi. Caterina, ecco. Lo dico alla dottoressa Gigli, è una paziente che ha conosciuto lei in fatica cronica, giusto? Sì, l'ho conosciuta. Da vicino, in prima persona. E adesso ci dirà anche come l'ha vissuta lei dal suo punto di vista. Ok. Raccontare la mia esperienza anche dopo qualche anno suscita in me un'emozione forte. La malattia, nel caso specifico la LLC, è stata qualcosa che ha fatto irruzione nella mia vita, l'ha violentata, l'ha stravolta, e sebbene non abbia avuto sintomi, è come se all'improvviso tutto si fosse fermato. Il momento della diagnosi è stato terribile, angoscia, sconforto, incertezza, pensieri fissi rendevano le mie giornate lunghe e difficili da affrontare. L'aspetto più disagevole era che anche se le persone vicine cercavano di tranquillizzarmi, il pensiero andava oltre e spesso mi chiedevo come facevano a non capire che la mia vita era cambiata e che non sarebbe più stata come prima. Ricordo il giorno in cui partì dal mio paese per raggiungere l'ospedale di Reggio Calabria alla disperata ricerca di un ematologo che mi spiegasse cosa stava succedendo nella mia vita. Ero talmente disorientata tanto da non riuscire a spiccicare una parola davanti al primario, al punto da indurlo a chiedere aiuto.
È lì che cominciai a vedere lo spiraglio quando lui lo affidò nelle mani della mia amata dottoressa Stelitano. La quale con grande professionalità mi condusse verso un nuovo equilibrio. Con dolcezza, ma anche con estrema fermezza, mi tranquillizzò e mi accolse come una persona cara e con grande competenza mi parlò del percorso che dovevo sapere standomi vicina in tutte le fasi. Nel frattempo conobbi persone nella mia stessa condizione e ciò mi consentì di confrontarmi alla pari. Ad oggi posso dire grazie alla vita per avermi dato una compagna di viaggio che mi permette di fare ciò che desidero. Grazie Gesù che mi prende costantemente per mano. Grazie alla scienza per i progressi e le terapie innovative e poco invasive. Grazie all'equipe che mi segue, ma un grazie speciale va alla mia stella, dottoressa Caterina Stelitano, che illumina e illuminerà sempre il mio cuore. Grazie, grazie Caterina. Come vede, dottoressa, siamo legate con un doppio filo alla dottoressa Stelitano, per noi è come una seconda mamma. Beh, ma prima in quella bellissima lettura sull'Enrico V c'era questa questione bellissima dell'occhio di Enrico V, no? Che ho trovato, come dire, un punto veramente meraviglioso, nel senso che quello che funziona tanto nell'occhio del medico, cioè è la sensazione che l'altro ti tende ad occhio, ti guardi, sia lì anche da lontano, anche mentre è indaffarato, mentre fa cose, nel senso che cos'è che poi solleva l'altro che ti guarda e ti mette gli occhi negli occhi e sente che può essere lì con te, anche se è un momento difficile, perché nessuno è in grado di offrire una risposta certa, no? Rispetto a ciò che si ha di fronte. Però la cosa certa è che possiamo offrire la nostra presenza. Ed esserci. E questa questione arriva in maniera intensissima. Io non sono lì con voi, purtroppo, come dire, ci sono in questa forma virtuale, ma il calore mi arriva in maniera davvero forte, no? La possibilità di aver costruito un'alleanza terapeutica vera passa proprio per questa dimensione qui. Quando si è sconfortati, si fa un viaggio, si è alla ricerca di un ematologo, diceva prima la signora, no? Non sapendo neanche chi sia l'ematologo, nel senso poi a un certo punto non sappiamo che persona è, ma non capiamo neanche bene che cosa faccia nel momento di svegliarsi, no? E dall'altro lato invece la persona che troviamo è una persona con un'esperienza specialistica che può mettere a nostra disposizione. Sì, e non sono dettagli questi assolutamente. No. Adesso diamo un'altra chiave di lettura. L'infovita dottoressa Gigli è anche composta da molti volontari, sono anche il cuore della nostra associazione e quindi volevamo che preziosi alleati, preziosissimi e irrinunciabili, che dedicano il loro tempo per tutti noi. C'è Vanessa, a nome di tutto il gruppo dei volontari Infovita, voleva un po' trasmetterci quelle che sono le sue emozioni, come vivono i volontari l'esperienza e il contatto con i pazienti. Prego. Buongiorno e grazie a tutti, è un vero piacere per me essere qui oggi. Sono Vanessa e sono una volontaria dell'associazione Infovita. Infovita significa rinascere dopo la malattia, dare speranza alla vita e mettere al centro i suoi pazienti. Il desiderio di noi volontari è quello di prenderci cura non solo del malato, ma soprattutto della persona, con gesti semplici ma importanti, siano essi un abbraccio, un sorriso, anche una parola di conforto, con spirito umanistico e solidale e non con poco sacrificio. Per me essere una volontaria, e credo anche per i miei colleghi, è un'esperienza unica. Ci regala delle emozioni che non si possono spiegare, ma bisogna viverle accanto ai pazienti, perché da loro impariamo quanto siano coraggiosi ad affrontare il loro percorso della malattia e noi li prendiamo proprio come esempio. Questa mia esperienza mi ha fatto capire che per ogni sorriso, un abbraccio donato, a noi ce ne tornano indietro mille, perché i pazienti ci insegnano la cosa più importante, che è la bellezza della vita, quella di viverla in ogni sorriso.
sono veramente in ogni sfaccettatura e guardano sempre avanti con futuro e speranza. Io ho imparato con loro a guardare la vita proprio con i loro occhi. Quindi vi ringrazio veramente tanto, perché fare volontariato è vero, è un sacrificio grande, ma ci riempite il cuore di gioia. Grazie Vanessa, grazie. Che dire? Io la ringrazio anche io lavoro da sempre con i volontari e sono di una preziosità enorme, veramente di una preziosità enorme. Sono di aiuto anche a noi che lavoriamo, in qualche modo fanno spesso da ponte, no? Da sostegno, da punto di passaggio, da voce che ci trasmette delle cose, delle raccolte, no? E poi lo fanno volontariamente, e questa è una meravigliosa questione. Senso la possibilità di esserci per l'altro, per esserci. È una grande ricchezza, noi la custodiamo gelosamente. Grazie dottoressa, noi ci rivedremo dopo per il suo secondo intervento. Adesso lascio la parola al dottore Toscano per la moderazione del prossimo intervento. Carmelo, chiudiamo pagina. Andiamo con la ritardina cronica e abbiamo il capitolo dei limfomi. A moderare il dottor Toscano, io lo ringrazio perché non c'è giorno che non ci sentiamo, condividiamo tantissimi casi clinici e questo è importante per poi avere le scelte terapeutiche andate ben consolidate. Critichiamo il caso. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Ringrazio Caterina e Massimo Martino per il gentile invito e chiaramente anche il dottor Said, con il quale, come dico io, da 12 anni siamo una sorta di coppia di fatto. Nel preparare questa moderazione ho fatto una ricerca su Google, non conoscevo chiaramente il dottor Loseto. Ormai è facile farsi capire gli altri, obiettivamente. E nel leggere il suo curriculum ho visto che lui è il coordinatore dell'Istituto Nazionale su Tumori Limfali, del cosiddetto Linfoteam. E qui c'è una parola chiave, team. Cioè non c'è gestione oggi di alto livello del linfoma che non preveda un approccio multidisciplinare, con questo termine bellissimo, proprio quasi sportivo, e non preveda veramente un gioco di squadra tra le varie figure professionali. Linfoma, che sappiamo bene, è una patologia cosiddetta sentinella, nel senso che sia per quanto concerne l'oncoematologia, sia per quanto concerne i tumori solidi, è una sorta di modello. È un modello che ha, diciamo così, portato in clinica molte innovazioni. Pensiamo per esempio al ruolo diagnostico e prognostico della PET-CT. Pensiamo al lungo percorso che ha illustrato brevemente radioterapia in primario, diciamo così, che porterà alla cosiddetta medicina di precisione, e pensiamo a quelle che possono essere le future innovazioni. Per esempio l'ultimo congresso europeo ha fatto vedere anche dei trials clinici in cui la decisione se utilizzare o meno il trattamento radioterapico è legata per esempio ai DNA circolanti, cioè si arriverà sempre di più verso un livello altissimo di personalizzazione. Pertanto sono curioso, ecco, di vedere l'impostazione che farà il dottor Loseto nella sua presentazione, e vediamo, ecco, se ci farà vedere anche quello che è il futuro nell'approccio di questa patologia. Futuro sicuramente brillante. Abbiamo visto che le curve di sopravvivenza somigliano sempre più a delle rette. Questo è molto bello da un lato, ma rappresenta per noi anche una grande responsabilità. Prego. Sì, grazie a tutti, buongiorno. Allora, innanzitutto devo dire che quando mi ha chiamato Caterina Sterlitano io ho detto vengo in corsa, e poi capirete perché con l'ultima diapositiva. Per me è un onore essere qui oggi, perché innanzitutto Caterina Sterlitano la conosco in tutta Italia, è una stacanovista, voi dedita al lavoro, e lo si capisce dal fatto che voi siete qui numerosissimi. Due, perché
c'è qui Massimo Martino, che è un amico, e che sappiate, forse lo sapete molto bene, che è il presidente del GITMO, cioè coordina tutti i centri trapianti d'Italia. Non ha l'accento milanese, non ha l'accento bolognese, neanche romano, ma è bravo ed è il presidente. Quindi, altro aspetto, lui ha portato a termine un percorso, dico Massimo Martino, iniziato tanti anni fa, con una figura di riferimento che oggi ho rivisto qui, che è il professor Jacopino, qui va un mio affettuoso abbraccio, l'ho rivisto, è stato anche da noi come consulente per un po' di tempo, proprio per avviare il percorso trapiantologico, e poi sono onorato perché parlo dopo una figura di riferimento mondiale, che è il professor Movica, che parla di riuscimento di fatica cronica a livello mondiale, e al quale una volta feci, non una telefonata, lo incontrai, poi ci scambiamo delle mail, circa una paziente, ve lo voglio raccontare perché è una collega che aveva all'epoca 30 anni e che veniva da un altro centro e mi disse: guarda, io voglio un altro figlio, un secondo figlio. E io dissi: guarda, secondo me non ci sono problemi, ma mi hanno terrorizzata, mi hanno detto che assolutamente non posso avere altre gravidanze per la mia malattia. Dissi: l'unica cosa che possiamo fare è sentire Monica. Lo sentì, lui mi disse: guarda, non succederà assolutamente niente. Infatti questa collega oggi è una bimba di 3 anni, i suoi globuli bianchi non faceva niente, era in watch and wait, dove si dice: guarda, aspetta. I suoi globuli bianchi sono scesi durante tutta la gravidanza, oggi sta benissimo, è una bimba perfetta. Quindi ve lo dico come messaggio. Ultimo messaggio, non ultimo, come preambolo, è quello che vi ha detto una cosa importante il professor Moy, vi ha detto: vaccinatevi. C'è il terrore per le vaccinazioni. Noi abbiamo strutturato nel nostro istituto, grazie al team multidisciplinare, un PDTA, cioè un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, in cui abbiamo scritto, in collaborazione con il professore di igiene del policlinico, il professor Tafuri, una lettera al curante. Quindi quando diamo la diagnosi di leucemia linfatica cronica, un po' più difficile con i linfomi, soprattutto con alcuni linfomi di cui parleremo oggi, subito dopo consegno una lettera indirizzata al curante, dove è riportato, sono riportate tutte le vaccinazioni indicate. Vedi la vaccinazione per l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio, quindi si voglia, che a volte dà una sintomatologia, anzi non a volte, sa sempre una sintomatologia dolorosa, che è importantissima. Quindi provvedete prima con il vaccino idoneo, mi raccomando, a vaccinarvi per questo. Fatta questa piccola premessa, andiamo, piccola grande premessa, andiamo a discutere caso per caso. Questi sono i vari linfomi, ve ne presenterò 4 per questioni di tempo, anzi spero di non essere lungo e spero di essere più chiaro possibile. È difficile, non è semplicissimo, perché i termini sono spesso complicati. Il linfoma non logica a grandi cellule B è un linfoma aggressivo ed è quello più frequente tra i linfomi non oggi, vedete, 25-35% di tutti i casi. Io che gioco molto con le immagini, qui c'è un omino con il cuore battente, lo metto sposta perché mi serve per cogliere l'attenzione. Questo omino è un paziente che ha uno stadio precoce di malattia, devo dire non frequente, di linfoma grandicello. Vedete, questo viene considerato un primo stadio perché ha un'unica localizzazione. In questo caso si cerca di fare meno che l'immunoterapia possibile. A proposito, Caterina ha detto si fa sempre meno che l'immunoterapia. Attenzione, questo è vero, ma nelle terapie di prima linea, vedrete, in tutti i tipi di linfomi, ancora la chemio immunoterapia è la terapia di riferimento. Nelle linee successive si utilizzano altri approcci sempre più innovativi, per esempio anticorpi monoclonali, scusate se gesticolo ma lo faccio apposta, che portano legato un chemioterapico, quindi vanno sulla cellula, vi mostrerò degli esempi, e entrano nella cellula, quindi in questo senso c'è un'azione target diretta sulla cellula antitumorale, oppure si sfrutta la capacità del nostro sistema immunitario, dei nostri linfociti T, mi perdonerà il professor Jacopino, molto esperto di biologia delle cellule, che ogni giorno uccidono cellule tumorali, non tumori, cellule tumorali che si formano, cioè vanno in giro, tac, e le ammazzano, perché io non ti riconosco. Tutto questo oggi è sfruttato da alcune terapie. Quindi, con approcci più... questo è un approccio standard, no? Ora vediamo, ci sono anche gli approcci più diversi in prima linea, però in uno stadio precoce
3, 4 cicli di AirTop, perché li fanno in tutto il mondo, più il supporto poi dei colleghi radioterapici che fanno la radioterapia dopo il regionale. A seguire, questo è uno stadio secondo, vedete il linfonodo in una sede, altri linfonodi del collo e poi il linfonodo in ascella, questo è il diaframma. Quando i linfonodi sono tutti dallo stesso lato si parla di stadio primo o secondo in questo caso. Quando invece i linfonodi sono sotto il diaframma, sopra e sotto il diaframma, si parla di stadio terzo. Quando c'è il coinvolgimento dell'osso, del fegato o di altri organi, il polmone in maniera diffusa, allora si parla di stadio quarto di malattia. E qui si fanno sei cicli, si facevano, vedrete qual è il cambiamento, di RCHOP, più o meno radioterapia. Qui nel team multidisciplinare, come diceva giustamente il collega, noi discutiamo quali casi avviare radioterapia e quali no, va bene? Quindi è importante questo, perché l'approccio deve essere anche finalizzato ad evitare la tossicità a lungo termine oppure avere il massimo dell'efficacia a seconda dei casi. Lo sguardo al futuro, anzi al presente, l'RCHOP era ed è, in alcuni casi lo vedremo, ancora terapia di riferimento, ma attenzione, c'è un nuovo farmaco. Vedete, questa è una grande cellula tumorale, sulla sua superficie esprime un recettore, il CD79. Questo, noi abbiamo un farmaco a disposizione, che si chiama polatuzumab. Vedete, è un anticorpo, questo in blu, e poi ci sono delle stelline, il chemioterapico vero e proprio. Quindi è un anticorpo, come dicevo prima, che veicola il chemioterapico. Cosa succede? Che l'anticorpo si lega alla superficie del recettore e viene internalizzato. Quindi può liberare il chemioterapico, paragone, monoclonale, cisplatina, ecco, che va ad agire bloccando quello che si chiama il flusso mitotico. Quindi ammazza la cellula, ok? In maniera intelligente. Ora, si è fatto un confronto tra RCHOP, che era la terapia standard, e il Pola RCHP, sigle, è cambiato un farmaco rispetto a un altro. E che cosa è emerso? Cerchiamo di vedere una curva complicatissima, però se sale una retta dai 24 mesi, vedete, ho messo un dato a cavolo, scusate l'espressione, 70% per l'RCHOP e quasi l'80% per Pola RCHP. Quindi, apparentemente, la sopravvivenza libera da progressione di malattia è il 10% in più per chi fa il nuovo trattamento. Ma lo possono fare tutti? No, perché lo studio ci dice che questo tipo di trattamento è più vantaggioso in quei pazienti che hanno un IPI maggiore o uguale a 3. Che cos'è l'IPI? Noi mettiamo dei valori in una formuletta e otteniamo il fattore prognostico. Quindi se l'IPI è 1, 2, non si può fare questo tipo di chemioterapia perché non dà un vantaggio. Viceversa, se abbiamo un IPI maggiore o uguale a 3, si può fare questo tipo di chemioterapia con il nuovo. Questo è l'approccio della seconda linea. Quindi curiamo tutti i pazienti con l'RCHOP, o curavamo tutti i pazienti, il 60% guariva in prima linea. Poi c'è un 35-45% dei pazienti che o rispondeva e poi aveva la recidiva, oppure non rispondeva affatto. E quindi prima che si faceva? Nel paziente più giovane, fino ai 70 anni, si pensava al trapianto autologo. Oggi il trapianto autologo guariva, vedete, su 18 pazienti, non voglio dare i numeri, però è sempre brutto dare i numeri, curava 4-5 pazienti in totale. Ed erano curati quelli che avevano soprattutto la recidiva tardiva. Quelli con la recidiva precoce o refrattari puri, cioè che non avevano risposta alle RCHOP, già ci si accorgeva che non è che avessero tantissime risposte. E allora si è pensato, perché non fare uno studio di confronto tra lo standard, cioè il trapianto autologo, e la terapia innovativa, le CAR-T. CAR-T che voi qui avete a disposizione, che praticamente a chi di voi può, forse al massimo qualche chilometro. CAR-T di cui ha già parlato il professor Molica,
che cosa si fa? Si prendono i linfociti del paziente, i linfociti T, si mandano in un centro estero, qui un virus va a inoculare un determinato, diciamo, va ad armare la cellula che va ad agire contro il tumore. Prima di far questo, le celluline che sono state armate si mettono in coltura perché devono essere in numero discreto, perché non è che due o tre cellule possono agire. Quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Comunque sia, l'azione del farmaco, perché la cellula è armata, agisce quando vengono reinfuse, ok? Tutto questo ha portato oggi a questo studio di confronto, dove vedete in giallo la curva è più alta rispetto a quella del trapianto. Quindi nei pazienti che risultano refrattari alla prima linea con l'R-CHOP, l'RGP, l'CHP, o che recidivano entro i primi 12 mesi, oggi la terapia non è più il trapianto autologo, ma la terapia con le CAR-T. Ora, questo grafico è anche noi, ci mette un po' nel panico, noi esperti, ma che cosa, quali sono gli effetti collaterali delle CAR-T? C'è una importante infiammazione, sindrome da rilascio di citochine, CRS, che può avere diverse sfaccettature. Innanzitutto può dare la febbre, CRS di grado 1, antipiretico e passa, oppure ci può essere una riduzione della pressione, questa è già più importante, una CRS di grado 2, oppure può scendere la saturazione, cioè la dispnea. Allora, che cosa è importante che si faccia? È importante che ci sia un centro di riferimento abbastanza vicino. Queste complicanze in genere si realizzano nei primi giorni. Il paziente è ricoverato, qualche volta proprio necessità di supporto maggiore, addirittura di una terapia intensiva. Quindi una terapia importante, efficace, va gestita nei centri specialistici, monitorando anche determinati parametri. Altra complicanza è quella dell'infiammazione, tra virgolette, cerebrale, si chiama ICANS, per la quale è importante avere un caregiver, cioè un parente, un amico, qualcuno che sia vicino, perché magari il paziente è stato dimesso dopo che ha fatto la terapia con le CAR-T, ma inizia a dire cose e risulta confuso, risulta un po' distratto, dice cose che non. Allora il caregiver deve avvisare il centro CAR-T perché sia ospedalizzato e trattato quanto prima. Quindi la vicinanza col centro è fondamentale. Quindi questo è il nuovo algoritmo: il paziente che recidiva dopo 12 mesi può essere ancora trattato col trapianto autologo. Il paziente che recidiva entro i 12 mesi o che è refrattario del RCHOP, CHP, può essere trattato con, deve essere trattato con le CAR-T. Come vedete, dalla terza linea in poi ci sono dei nuovi farmaci che si chiamano bispecifici. Vedete, questo è l'anticorpo, fa così, scusate se utilizzo le braccia, con un braccino lega la cellula tumorale, col CD20, con l'altro braccino lega il linfocita T. Che cosa fa? Li avvicina sostanzialmente, fa sì che il linfocita T, di cui vi dicevo prima, agisca con l'azione antitumorale. Quindi questo anticorpo ancora una volta sfrutta la capacità del nostro organismo, del nostro sistema immune, di esercitare un'azione antitumorale. Ce ne sono due nel linfoma grandi cellule capaci di agire in senso antitumorale. Questo è il glofitamab, che si somministra per via endovenosa e ha una terapia a tempo, e questo l'epcoritamab, che noi stiamo utilizzando perché l'azienda ci decide ad un uso, diciamo, con un prezzo modico perché deve entrare in commercio, che si usa per via sottocutanea, quindi per certi versi più comodo perché si somministra poi soprattutto nelle fasi più avanzate, è molto rapido, uno può andare a casa velocemente. Per il momento questa terapia si fa fino a evidenza di progressione di malattia. Vedete, anche qui c'è come complicanza la CRS, molto meno frequente e soprattutto di grado 1, quindi la febbre soprattutto, però anche qui in alcuni momenti, alcuni passaggi, quando soprattutto si aumenta il dosaggio, perché si inizia a basse dosi e poi si raggiunge la dose target, bisogna forse essere più attenti, anzi non forse, bisogna essere più attenti, e noi cerchiamo di ospedalizzare il paziente perché sia monitorato per questo tipo di complicanze. Altri farmaci, guardate, questo è
la lena di dominio, un vecchio farmaco che si utilizza soprattutto si utilizza nei minomi, si associa alla tafasita, ma guardate che fa la lena di dominio. Ha un'azione anti-angiogenetica, il tumore per crescere ha bisogno di sostanze nutritive, quindi ha bisogno di vasi sanguigni. Se noi blocchiamo la crescita dei vasi, il tumore muore, così come ancora una volta c'è l'espansione dei linfociti T, sempre loro. A questo si aggiunge poi l'azione dell'anticorpo. Che cosa fa questo anticorpo? Il tafasitamab lega il suo target C19, ma ancora una volta fa sì che le cellule del sistema immunitario possano essere legate alla cellula tumorale, determinandone la morte. Altro farmaco, loncastuzumab, vedete, anche questo è un anti-CD19, ma come il polatuzumab di cui parlavamo prima, porta legata all'estremità un anticorpo, quindi l'alchilante, cioè il chemioterapico, entra direttamente nella cellula tumorale. Linfoma follicolare, questo è un linfoma più indolente, un linfoma un po' più moscio, no? Che cresce più lentamente, soprattutto il grado 1-2, il grado 3, il grado 3B non è assolutamente indolente, ormai è considerato un grandicello a tutti gli effetti. A volte qualcuno di voi probabilmente che ha il linfoma follicolare, la dottoressa vi avrà detto non devi far niente, guardiamo che cosa succede, e spesso si fa così perché sappiamo che questo è un linfoma che risponde molto bene alle terapie, ma poi ha un vizio, un vizietto, che è quello che tende a ripresentarsi, e allora più delle volte è meglio, se non ci sono dei criteri, non trattarlo, osservare. Quando subentrano, iniziano ad esserci dei criteri, conviene fare terapia. Se poi il linfoma follicolare ha uno stadio primo, spesso e volentieri a livello del limine, si fa anche solo la radioterapia. Ora, chemioimmunoterapia all'esordio. Bendamustina, qualcuno di voi avrà sentito parlare di bendamustina, CHOP, avete sentito parlare prima, in associazione a un anticorpo monoclonale che può essere rituximab o obinutuzumab, un po' più potente, ma comunque questo è l'approccio della prima linea. Cosa cambia con un approccio, si dice, chemo-free, cioè senza chemioterapia? Cambia tutto dalla seconda linea in poi. Vedete, anche qui l'enalidomide, spesso e volentieri si utilizza questo approccio, l'enalidomide più rituximab, quindi un farmaco che non è più un chemioterapico, neanche rituximab, è un anticorpo monoclonale. Oggi si parla poi di quello che è l'approccio con la terza linea. In Italia, io sono coordinatore insieme a un altro professore, Stefano Luminari, stiamo cercando di definire quali pazienti trattare, in particolare con un bispecifico che si chiama mosunetuzumab, oppure anche qui ci sono le CAR-T, con le CAR-T, e Caterina Stellitano fa parte di questo gruppo di lavoro italiano, anche perché poi bisogna capire, trattiamo prima col bispecifico e poi facciamo le CAR-T, o facciamo prima le CAR-T e il bispecifico? Vi dico che non è operazione da poco descrivere quando fare un trattamento piuttosto che un altro, perché sostanzialmente non ci sono studi di confronto tra questi. Il mosunetuzumab, vedete, si utilizza a dosaggio di 1 mg, 2 mg, quando si utilizza a 15 mg noi ricoveriamo il paziente proprio per la complicanza della febbre, possibile ipotensione, possibile dispnea. Più raro, devo dire, che con le CAR-T, però ci può essere, si fanno 8 cicli. Se il paziente risponde in maniera completa, ci si ferma. Se c'è una risposta parziale o una stemodisi, cioè una stabilità di malattia, si fanno altri 9 cicli. Il linfoma di Hodgkin è il linfoma del ragazzo giovane che risponde in genere bene, non tutti, ma ha una prognosi favorevole, oppure il paziente più anziano con la prognosi un tantino più sfavorevole. Ora, nello stadio 4, vi ricordate, ecco perché ho messo quell'immagine all'inizio, quelli con localizzazione ossea, con possibile localizzazione epatica, d'organo e quant'altro, oggi c'è uno studio di confronto tra la BVD, che è lo schema di riferimento, rispetto a brentuximab più AVD. Anche qui si utilizza un nuovo farmaco, il Brentux, ancora una volta, che porta legata all'estremità il chemioterapico, che quindi va ad agire direttamente sulla cellula tumorale. Un approccio intelligente, vedete, sempre di più si utilizzano i nuovi farmaci. Anche qui c'è il vantaggio, nello stadio 4, della terapia innovativa col Brentux rispetto alla BVD.
La problematica più frequente è la neuropatia, noi lo sappiamo. Purtroppo se i globuli bianchi scendono abbiamo l'arma della stimolazione, li facciamo salire. Con la neuropatia bisogna prestare un po' più di attenzione, in genere regredisce o va scomparendo praticamente nel primo anno dopo la sospensione della terapia, qualche paziente invece può portarsi qualche esito anche a distanza. Altro possibile approccio, ancora una volta intelligente perché sfrutta la capacità dei linfociti T di agire contro il tumore, è l'immunoterapia. Guardate, vi faccio un esempio, questa è la cellula tumorale, e questo è il linfocita. Che cosa succede? Quando la cellula tumorale, che è furba, vede il linfocita, gli esprime il PD-L1 e l'altra parte, la cellula linfocita, esprime il PD-1. Che cosa fa? Dice, guarda, io sono tuo amico, si scambia un saluto, la mia linfocita dice, se tu sei mio amico non agisco, ok? Per evitare questa stretta di mano, quello che succede è che noi utilizziamo un anticorpo, il nivolumab o il pembrolizumab, che blocca questa stretta di mano. A questo punto il linfocita dice, allora non sei un mio amico, e agisce con un'azione antitumorale. Purtroppo qualche clone, qualcuno di questi linfociti, può esercitare un'azione anche contro l'organismo, contro i tessuti sani, con possibili complicanze autoimmuni, per la tiroidite autoimmune o epatite autoimmuni. Quindi è un altro tipo di approccio utilizzato già in passato dagli oncologi, nel melanoma per esempio, e quindi noi ematologi ci abituiamo sempre di più a gestire degli effetti collaterali che non sono quelli tipici della chemioterapia, ma sono di altro tipo. Era questa la diapositiva. Comunque il vantaggio è netto, addirittura col brentuximab, quindi questo tipo di approccio di terapia oggi si utilizza sempre di più. Nell'infarto mantellare, qui vado chiudendo, qual è l'approccio innovativo? Allora, innanzitutto vi dico, esistono linfomi mantellari molto indolenti, con una lizza che è aumentata di volume, con cellule che circolano, molto simili alla leucemia linfatica cronica. Poi la varietà classica e le varietà più aggressive, blastoide, pleomorfa. Questo è l'approccio, la sequenza delle terapie possibili. Guardate, R-CHOP alternata delle DAP. Trapianto, ancora oggi si fa il trapianto, a seguire rituximab, perché è una malattia che tende a recidivare, quindi cerchiamo di mantenere la risposta ottenuta addirittura per 3 anni, ok? Quindi ogni 2 mesi una dose di rituximab per 3 anni. Poi in seconda linea c'è un farmaco di cui parlava il professor Monica, il dibrutinib, a seguire, e voi ce l'avete ancora una volta in casa, le CAR-T, per poi passare addirittura fino al trapianto allogenico, quindi a un donatore familiare o un donatore non familiare. Lo studio che è stato già pubblicato, che ci porterà a un cambiamento radicale, è questo, che fa passare gli ibrutinib in prima linea, e probabilmente, vedete, per tutto il periodo della prima linea, e probabilmente ci dirà di non far più il trapianto autologo. Quindi le cose cambiano, che assolutamente cambiano, e guardate, forse arriverà forse un altro farmaco che si chiama pirtobrutinib. Ora, sono venuto qui correndo essenzialmente per un motivo, perché sono ciclista, e perché in Calabria in quest'ultima estate mi sono deliziato con un po' di chilometri, perché sono un po' pazzoide, la sera San Bruno, quando ho visto Anima Viva per 30 km sulla Sila, e poi la Mantea, dove è uno scenario fantastico, ma il ciclismo che mi rende libero, in realtà è una metafora della vita, perché come diciamo noi che andiamo in bici, che affrontiamo le salite, dopo ogni salita c'è sempre, o quasi sempre, una discesa. Complimenti, intanto per la grande chiarezza espositiva, anche nell'illustrare dei concetti complessi di immunobiologia. Non so se nell'audience c'è qualche curiosità, qualche domanda, qualche, come dire, riflessione su quanto raccontatoci veramente con grande chiarezza dal collega. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Francesca, tu che hai fatto un po' un percorso, vengo io, un percorso quasi completo. Sì. Buongiorno a tutti, noi la ringraziamo per la sua eccellente esposizione. Io ho avuto un linfoma non Hodgkin.
il grande cellule, insomma. L'ho scoperto in una fase purtroppo molto avanzata e sono stata sottoposta a più linee di terapie refrattaria e alla lunga, tutte sono terapie, alla fine danno navigato per le carti, insomma, sono fatto tutti gli esami sono necessari. E niente, l'ho fatto queste cartine nel 2020, fortunatamente non ho avuto grandi problematiche, cioè, al di là del sintomo di tecnici che si è un po' prolungata per qualche mese, però a grandi, cioè, tutto sommato, considerato quello a cui sarei potuto andare incontro, dopo aver detto tutto insomma le possibili conseguenze, mi ritengo veramente fortunata. Chiaramente qualche effetto come la legale, non lo so se probabilmente era già latente in me, per esempio la fibromialgia, chiaramente dopo aver fatto questa terapia è emersa questa problematica, che insomma per carità è una problematica gestibile assolutamente rispetto alle grandi cose, ho imparato veramente a realizzare tutto, cioè questo è qualcosa che affronto con meno, con più tranquillità, diciamo, rispetto ai problemi precedenti. Io volevo solo chiedere una cosa, e allora siccome ecco, un altro dei problemi che ancora persiste a distanza di 4 anni è il problema di immunoglobulinemia o poliimmunoglobulinemia basse, che chiaramente mi espone più facilmente a prendere le infezioni. Molto spesso ho avuto spessissimo insomma bronchiti, ma periodi, cioè continui bronchiti. Mi chiedevo questo, è possibile assumere cioè medicinale a base di cortisone, posto che nella prima fase post-terapia delle CAR-T mi era stato detto che assolutamente non avrei potuto assumere questa tipologia di farmaci. Ora, ecco, ogni tanto, avendo appunto queste problematiche di bronchite, difficoltà respiratorie, molto spesso avrei l'esigenza di assumere un farmaco a base di cortisone, però mi sono indubbita da questa preoccupazione, dico ma posso farlo, non posso farlo, volevo approfittare di questo momento per chiarire questo dubbio, ecco, per capire come organizzarmi. Allora, grazie. Uno degli effetti collaterali, ne ha citati due, che io ovviamente per questioni di tempo non ho riportato delle carte. Il primo effetto collaterale è noto come citopenia, cioè la riduzione in particolare dei globuli bianchi, di piastrine, eventualmente anche con riscontro di anemia. E questa noi in qualche modo la gestiamo, noi ematologi siamo più preoccupati soprattutto di fare una diagnosi differenziale a volte tra la citopenia, che è un evento tossico, rispetto al blocco midollare, alla mielodisplasia, che invece è un evento che può sempre insorgere nei pazienti che fanno chemioterapia e che è un'altra malattia in sostanza. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda le ipogammaglobulinemie, cioè la carenza di immunoglobuline, che poi accomuna molti pazienti anche con leucemia linfatica cronica, che a volte non fanno mai terapia nella loro vita, ma hanno le ipogamma, e quando siamo sotto determinati range valori, soprattutto se insorgono delle infezioni, come nel suo caso, è opportuno fare profilassi. Quindi non so, credo che lei faccia profilassi o abbia fatto profilassi, cioè infondere immunoglobuline periodicamente. Oggi devo dire che ci sono anche degli approcci per via sottocutanea che sono più comodi nella gestione. Per quanto riguarda le CAR-T, il meccanismo d'azione delle CAR-T, le CAR-T sono in realtà ancora in circolo, cioè sostanzialmente sono delle cellule armate che continuano a girare, e l'obiettivo è che prosegua questa azione per più lungo tempo. Ora, ne dovremmo parlare con Massimo Martino, perché è il più grande esperto probabilmente oggi qui. Credo che una terapia, una short therapy, cioè per qualche giorno, dopo tanto tempo, non comporti niente di che, però chiaramente, magari se c'è Massimo, glielo chiediamo proprio a lui, se è possibile, io eviterei assolutamente un periodo prolungato di terapia cortisonica, anche se poi, diciamo, come dire, la bronchite spesso e volentieri necessita di un approccio di broncospasmo anche con terapia cortisonica. Però non credo che una terapia short, cioè per un breve periodo, dia determinate complicazioni.
mancanze, l'efficacia delle cartici è già stata, se è possibile, in genere so che i centri che fanno cartici fanno anche un monitoraggio della, quando è possibile, quando si riesce a fare, della quota, della conta di cartici circolanti. Poi, non so se c'è il massimo, magari no, è davvero. Quindi la farei anche a massimo questa domanda, però tendenzialmente è questo. Caterina, vuoi aggiungere qualcosa? No, non mi sono distratto, no. Devo dire, interessantissima riflessione della paziente, possiamo chiudere la sessione relativa ai sintomi con una riflessione di 30 secondi, che le curve che ci hai mostrato e anche le curve che ha mostrato prima il professor Monica, e collegandole alla domanda che ha fatto la signora, secondo me dimostrano sempre più quanto nei nostri centri sarebbe importante aprire degli ambulatori dedicati agli effetti tardivi per quanto concerne questi pazienti. Noi crediamo molto. Rispondo subito. Il mio primario, che Caterina conosce bene, che è un lungimirante, forse già 15 anni fa istituì l'ambulatorio. A lui non piace di lungo sopravvivente, una parola che non gli piace, la parola sopravvivenza, l'ha chiamato ambulatorio degli ex pazienti, dove i pazienti sono valutati a 360 gradi per gli effetti collaterali dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista ginecologico, c'è il supporto a 360 gradi endocrinologico, quindi è fondamentale questo, e da noi questa realtà ormai esiste da tanti anni, poi è stato anche presidente proprio della commissione dei lunghi sopravviventi della Fondazione Italiana. Complimenti. Ok, adesso sì, la dottoressa Gigli è di nuovo con noi per dire qualche altra cosa sul fronte dei linfomi, no? Linfatica cronica e linfomi sono due neoplasie ematologiche molto diverse tra di loro, no? Sia come esordio, come manifestazione dei sintomi, come trattamenti terapeutici ai quali i pazienti vengono sottoposti. Prego, dottoressa. Eccomi, arrivo. Allora, sì, riprendo partendo dall'idea che nella vostra brochure c'è la parola consapevolezza e appunto voi siete un'associazione, la questione è che la consapevolezza di non essere soli deve passare per molti piani, no? Anche per esempio per il dialogo con la psico-oncologa, no? Diciamo nell'intestazione oggi di questa riunione c'è la possibilità di ragionare sulla figura dello psico-oncologo e partendo dal fatto che c'è bisogno meglio di comprendere che cosa sia o chi sia, no? Io sono una psicologa e appunto mi occupo di prevenzione, di diagnosi, di promozione della salute, ma sono anche una psicoterapeuta, cioè ho fatto una formazione specialistica, cioè una scuola di specializzazione. Mi occupo di ricerca di significati psichici, della risoluzione dei sintomi che sono conseguenti ad eventuali disturbi mentali, a disadattamenti o a sofferenza. Una psico-oncologa usa le competenze acquisite nella sua formazione precedente e una formazione specifica per lavorare nell'oncologia nell'ambito dell'assistenza alle persone di malati di tumore e alle loro famiglie. Ma prima di tutto poi fondamentalmente sono una persona che ha fatto tutte queste cose, che si coinvolge, studia, fatica, vive le emozioni, partecipa empaticamente e che io sono in oncologia ormai da 25 anni, in ematologia da oltre 20, continua a seguire costantemente tutte le formazioni ematologiche. Io sono lì presente in un angolino nei convegni ematologici dove spesso riesco a capire molte cose, a volte no, sono davvero tanto tecniche, tanto difficili, ma mi aiutano in qualche modo a comprendere meglio che cos'è che sta accadendo, anche come galoppa, no? Il tempo e come ci sono trasformazioni. Allora lo psico-oncologo lavora insieme con i medici a protezione di un progressivo processo di integrazione, praticamente è un continuo lavoro di riportare all'intero, che
si sostituisce a quel senso di frammentazione che nasce nella malattia, che è collegato a tutti quei passaggi che prima ho sentito con così tanta attenzione indicare dai colleghi ematologi, cioè tutte le fasi, tutti i pezzettini, tutte le aggiunte che vengono fatte, in qualche modo quasi si integrano, no? Allora il lavoro è continuare a tenere insieme e quindi continuare a restituire l'idea di essere interi nonostante le cose continuano ad essere parcellizzate. Vi volevo fare un accenno a Greta, che ha 54 anni, 5 anni fa ha avuto una diagnosi di linfoma mantellare, che si è manifestato in forma resistente e ha riciclato 2 anni dopo il linfoma Grey Zone. È stato un percorso di cura molto duro, in cui le complicazioni sono state sempre in agguato, questo è stato davvero difficile. Oggi sono trascorsi 3 anni dal primo prodotto con l'uomo e ne ha ancora remissione di malattia. Ma questa paziente ci aiuta a riprendere quello che è stato detto poc'anzi, cioè che c'è una questione che ha a che fare con il bisogno di continuare ad essere salvati. È una frase forte, dice la paziente arrabbiata in una seduta pochissimo tempo fa, che ha a che fare con il fatto che il sentimento è quello di essere messi da parte, di non essere seguiti abbastanza in ciò che succede dopo, in tutta una serie di conseguenze e di sequele che vengono portate nel tempo, ma anche la paura che non venga presa in carico o venga presa sul serio, la sua continua preoccupazione che qualcosa sia sempre in agguato. E questo è un aspetto molto prezioso che all'interno degli ambulatori di cui si parlava, che possono essere quelli chiamati, sì, è vero, può essere una cura non semplice, lungo sopravvivenza, ma in realtà sono gli ambulatori dedicati alla continuità dell'esistenza delle persone che sono state curate. E lì è importante tenere presente e ricordarsi che il valore che deve essere dato alla sintomatologia, anche se si è sopravvissuti, è un valore molto importante, altrimenti i pazienti sentono la rabbia, no? Di essere stati un po' lasciati soli. Qualcuno mi dice: siamo diventati pazienti di serie B. No? Ed è una cosa un po' pericolosa, perché lì si annida il timore che ci possa essere una recidiva che non viene vista, perché non ci si cura abbastantemente di ciò che in quel momento sta succedendo. E allora tutto questo ha a che fare con la comunicazione complessa tra un medico e un paziente, che va effettuata con cura e va modulata nel tempo, e che in qualche modo è collegata con il fatto che tutti gli studi di letteratura oggi mettono in correlazione la comunicazione inadeguata con la modificazione delle relazioni con la propria sessualità, l'aumento del senso di inadeguatezza, la fragilità dell'immagine corporea e anche lo sviluppo di psicopatologia a medio ed alto rischio, in particolar modo ne parlavamo prima della depressione. Perché vi pongo questa immagine? C'è un elemento di base, nel senso che il paziente è sempre in una posizione di scopertura rispetto allo specialista che è di fronte, fa milioni di domande e le ha anche quando lo specialista dice che in questo momento la malattia non c'è più. E quindi lo psico-oncologo, che è parte di quell'equipe, fa un lavoro complesso, no? Lavora con il paziente, lavora con i familiari e lavora per armonizzare l'equipe curante, perché non ce lo dimentichiamo mai, io lavoro in contatto con i medici perché sono ospedaliera ormai da 27 anni e è faticoso ciò che fanno, non tanto nei termini della fatica, dell'assenza del personale, insomma della famosa storia sulla quale si potrebbe stare tanto tempo, ma è faticoso perché relazionarsi con gli occhi di un essere umano che soffre in pericolo di vita è una cosa molto molto impegnativa, per cui ci sono anche le emozioni dell'altro che può cercare di difendersi, quanti possono essere più o meno, come dire, buoni per la relazione, però è un lavoro impegnativo quello che fanno ed è davvero tanto tanto meraviglioso. E poi c'è una questione che ha a che fare con il fatto che appunto un medico spesso è in una posizione di forza, no? Inevitabilmente per quello che porta, per la conoscenza, per la competenza, l'altro, diceva la paziente, oggi nella sua testimonianza, si sente smarrito. Quindi il lavoro è costruire una relazione di reciprocità, l'ho fatto insieme, perché ci si senta tutti sullo stesso piano, cercando di capire insieme qual è la direzione possibile. Questo consente all'altro di fidarsi anche quando non comprende pienamente le cose che vuole specificare. Quindi una comunicazione efficace gioca un ruolo nei meccanismi di adattamento alla malattia, facilita l'assunzione di decisioni anche impegnative e influisce ovviamente sulla qualità della vita dei pazienti e dei familiari. Questo ce lo dice Maurizio, dice che non c'è tutto il tempo del mondo per i mortali, che questa è una vita che vede esposti non voletti 24 ore su 24 sulle barricate. E lì in alto si è sostenuti dai familiari che soffrono come più di noi, fanno il massimo per farci vincere o in alternativa resistere il più a lungo possibile.
La nostra vita contempla la continua presenza di qualcosa che aleggia intorno, sempre in attesa di poter colpire. Per noi il futuro è qualcosa di opinabile, eppure chi ci tiene sempre in contatto con il futuro possibile sono sempre loro, i nostri familiari e chi sa prendersi cura di noi. E allora questo significa che il paziente, vicino a un caregiver, prima ne avete parlato, una figura preziosissima, può essere formale, può essere informale, può essere familiare, ma anche un familiare, anche volontaria, può essere designato, può essere subito, può essere giovane, anziano, un uomo, una donna, un estraneo. Cioè, ci sono tante figure che si muovono attorno a chi si ammala, che sono molto preziose e che sono davvero importanti. Importanti perché soffrono, perché rinunciano, spesso rinunciano a molte cose della loro esistenza per stare accanto a chi si ammala, però noi li incontriamo, lo accompagnano, ascoltano, traducono le parole dette dai medici e dal personale curante nel momento in cui sono più spaventati o affaticati e non riescono a registrarle, perché questo è un elemento complesso, nel momento in cui si è spaventati si comprende meno e non si riesce a comprendere troppa roba tutta insieme. Sostiene, fa le file, è lì che porta le cose ovunque, no? E sostiene fisicamente, nutre, cura e informa dei vari passaggi, fa da punto di collegamento. E il caregiver necessita di cura e di attenzione. È un'altra delle figure di cui noi come curanti dobbiamo prenderci la nostra volta cura, perché è una figura preziosissima, è una persona che ci aiuta a tenere letteralmente in piedi l'altro, ci aiuta ad aiutarlo, ci aiuta a fare da ponte, ci aiuta a sgravarlo delle fatiche, ma ci aiuta anche a permettergli di comprendere meglio nel momento in cui per lui può essere così. Quindi in tutto questo il lavoro dello psico-oncologo è un lavoro che ha a che fare con lo stare accanto, ha a che fare con il doverlo fare con competenza, cioè essere formati, ed è la ragione per cui non basta all'interno di un'oncologia soltanto uno psicologo o uno psicoterapeuta, serve una formazione molto più specifica, più fatta di conoscenza, anche gli aspetti medici così specialistici, ma soprattutto di reazioni e risposte emotive che sono, scusatemi una parola un po' strana, specie specifici, cioè riguardano una popolazione che ha delle caratteristiche che sono peculiari e che quindi come tali vanno guardate e viste. E soprattutto nel tempo, perché di questo stiamo parlando, se la scienza fortunatamente e meravigliosamente ci continua ad offrire tempo e vita lunghissima, al punto tale che ad un certo punto l'intervento ho sentito dire che si può arrivare allo stesso tempo di una persona che non si è ammalata, però ci si è ammalati e sono successe cose che hanno bisogno in qualche modo di essere sostenute. E quindi vi lascio con questo, è una frase di Bauman che mi è piaciuta moltissimo, aiutarci reciprocamente al nostro puro e semplice dovere, così come al nostro puro e semplice diritto aspettarci che l'aiuto richiesto non ci mancherà. Grazie mille dottoressa, grazie ancora. Abbiamo la testimonianza di una paziente con linfoma. Rosaria, dove sei? Rosaria non è calabrese, vive in Sicilia, questo per dire che anche da fuori regione ci si cura in Calabria quando ci sono dei centri di eccellenza come quello di ematologia. Rosaria è una forza, la conosceremo, ci dirà un po' quello che è stato il suo rapporto, un po' complicato credo, con la malattia, perché no, lei è nativa tosta. Non è complicato, è che io sono, sei tu complicato. Sono io complicata, cioè sono refrattaria io, quindi non poteva essere altro. Che diciamo che hai dato del tutto da torcere alla dottoressa. Bene, me ne sono andata in vacanza. Non ho più nessun dolore, nessuna cosa. Ho il linfoma di Hodgkin, come dice, come mi ha detto il dottore Toscano, dice, hai la malattia dei giovani, rassegnati, a 61 anni va bene anche così. E il linfoma che comunque penso che, come ho sempre detto sin dal primo momento, non mi voleva proprio ammazzare, forse voleva convivere con me in qualche modo. E perché cioè, non ci avevo fatto caso perché sono stata asintomatica per circa 2 anni e mezzo, quindi non avevo capito
che quel piccolo noduletto che mi sentivo a livello dell'inguine e che mi sono sentita già ad agosto del 2021 potesse essere un linfoma. Me la sono presa con la cenetta estiva, con il fatto... Per cui ho continuato tranquillamente la mia vita fino a quando nel 2022 a un certo punto la mia gamba destra levitava, cominciò a levitare e in realtà l'infoma si era, aveva raggiunto ormai delle dimensioni piuttosto importanti, era una palla da tennis più di 8 cm, per cui probabilmente mi comprimeva, no probabilmente ero sì, mi comprimeva i dotti linfatici e io mi ero, avevo questa gamba così. Sono arrivata, devo dire la verità, per me per esempio rispetto a quello che anche ho sentito e che condivido per quanto riguarda l'aspetto psicologico della questione, ma io ho vissuto la diagnosi come una liberazione vera e propria, perché avevo il desiderio di sapere cosa avevo, cioè in realtà io non avevo niente, non avevo una febbre, non avevo, avevo questa gamba che a un certo punto mi impediva di vivere la mia vita. Allora volevo sapere quello che avevo. Il secondo passaggio è stato l'incontro con la dottoressa Spelitano. Antonella, che è qui davanti a me, mi vede la prima volta e mi fa: io te lo voglio dire, non ti arrabbiare però, perché la dottoressa un po' può sembrare burbera. E io ho detto: ma non sa con chi ha a che fare. Evidentemente che ci sono proprio. Ed è stato, per dire la verità, l'incontro più bello di questi anni, perché comunque ci siamo confrontate, sempre col sorriso sulle labbra, lei a convincermi di alcune cose, io a volte mi sono lasciata convincere, altre volte no. Ecco. Dobbiamo continuare. E questo, no, no, non continuiamo, abbiamo finito, ve lo posso assicurare, non continuiamo. In realtà mi è sorta alla fine del percorso, che poi ho continuato anche con, seguendo sempre il consiglio della dottoressa, col dottore Tuscano, con le sedute di radioterapia, ho fatto una riflessione ed è quella che comunque la vita ti sorprende sempre ed è una cosa inevitabile, ti sorprende in ogni caso, ti invia dei segnali, ti consente incontri spesso ignorati che tornano però inesorabilmente a visitarti e quando è il momento giusto. Nel nostro percorso di vita noi non siamo capaci di valutare esattamente le quantità delle cose buone con quelle delle cose cattive, perché il nostro istinto di sopravvivenza spesso ci porta a valutare più il male che riceviamo che non il bene che in realtà noi durante la nostra vita riceviamo e dovremmo altrettanto dare. Ma l'uomo, come una medaglia, ha entrambi i due versi, anche se i due versi ne rappresentano il medesimo valore. Quindi noi abbiamo il bene e il male, stanno in noi. Se partiamo da questo, da questa coscienza, consapevolezza, credo che poi affrontare la malattia diventa anche un po', forse un po' più semplice. Capisco che non tutti hanno la testa dura, per non dire un'altra cosa, siamo in fascia protetta come me, però alla fine. Allora, noi abbiamo due possibilità: imboccare una nuova strada e percorrerla fino in fondo, o restare su quella vecchia e adattarci. Non sono un amante della resilienza, assolutamente, che indica un valore assolutamente negativo, ma non sono neanche quella della resistenza ad oltranza, quindi mi pongo dei limiti. E preferisco la reazione, intanto imboccando una nuova strada. Mi pongo però con assertività. L'assertività, e ne sappiamo qualche cosa, non la, secondo me è una componente essenziale nell'interloquire di ciascuno di noi con la vita. Non è un sentimento negativo, ma è un sentimento che ci rende la consapevolezza di noi stessi. Cioè noi dobbiamo sapere cosa vogliamo, come lo vogliamo, quando lo vogliamo e fino a dove possiamo arrivare. Se iniziamo a prendere coscienza di questo,
ci poniamo comunque anche nei confronti della malattia con un diverso spirito, per cui io so che posso arrivare fino a un certo punto, dopodiché dico no, purtroppo è così, ma a questo ci deve guidare una cosa fondamentale, non solo la ragione, perché noi con la ragione capiamo che non a tutto c'è una spiegazione. Allora io ringrazio veramente, perché evidentemente io, a me è stato fatto il dono della fede, perché laddove non è arrivata la ragione, la fede mi ha accompagnato tutto il percorso e mi ha accompagnato veramente con una forza che a volte non ti rendi conto nemmeno da dove ti viene, col sorriso sulle labbra, con tutto quello che è il percorso vero e proprio, e ti fa incontrare, ti fa riconoscere più che altro non semplici persone come sono stati i volontari, gli infermieri, la sottocestella Caterina che continua a baciare e ringraziare, i medici, ma ti fa capire veramente di avere delle persone a cui empaticamente tu devi rendere anche un minimo di coraggio. Ecco perché non soltanto il coraggio di vivere, ma il coraggio di condividere, dottoressa, perché io spesso e volentieri ho avuto come la sensazione di essere di troppo, qualche volta te lo dicevo pure, occupate la sedia per qualcuno che ha più bisogno. Cioè, questa cosa, perché mi devo mettere per forza dentro nell'altro. E chi è con noi, i medici, ho visto la dottoressa qualche volta sconfortata perché qualche paziente non rispondeva, qualche uno non ce l'aveva fatta. E a quel punto io mi sono sentita parte, veramente parte di lei. È questo che ci deve rendere insieme dei lottatori, ci deve rendere dei Carlo Quinto, anche se il nostro esercito è più piccolo, sicuramente più piccolo, ma se vogliamo possiamo combattere. Non saprò mai cosa succederà domani, ma una cosa so di volerla. Non voglio comunque rinunciare alla mia vita. E che questo non vada però mai oltre il limite del sorriso. L'ignoto è sempre dietro l'angolo, basta poco però, una sana ironia, la compagnia di quelle persone giuste che ti supportano e ti sopportano, non finirò mai di ringraziare la mia famiglia e i miei amici, e poi praticamente un gelato mangiato con le amiche, un viaggio rubato appena possibile, un libro letto e i risultati che hai raggiunto grazie a quel libro che hai letto. Ho letto tanti libri che ieri sono andata a ritirarmi la pergamena di una laurea. E poi un paio di scarpe comode e la voglia di iniziare nuovi cammini, ovunque essi ci conducano. Quindi ascoltate sempre voi stessi, amici, amici degli amici, voi che ci accompagnate in questo percorso in qualsiasi modo, e tendete la mano, tendiamo la mano appena possiamo. Abbracciamo spesso, sorridiamo sempre, e qualche volta dobbiamo accettare che anche la morte ci renderà degni di questa vita. Grazie, buon percorso a tutti. Beh, diciamo che credo che ci sono dei momenti in cui le mie di parole non servono, che l'esperienza di ciascuno è così importante e così preziosa. Vero, vero, siamo d'accordo, davvero, lasciamo che rimangano un po' sospese le parole di Rosaria, che sono arrivate dritte nell'obiettivo. E abbiamo un'ultima testimonianza per... prima di salutarci con Beatrice, perché poi Beatrice ci farà un altro bellissimo regalo. Anna, allora,
dici anche tu, due parole dal tuo punto di vista, dalla formazione che hai acquisito anche in ambito psicologico, prego. Diciamo che buonasera a tutti, intanto buonasera, buongiorno, buonasera, quasi è fatto notte, quindi meno male, diciamo buonasera alla dottoressa Zigli per il suo intervento così importante, saluto e ringrazio intanto la dottoressa Stilitano per l'evento e anche per l'invito e tutto il parterre dei professionisti della salute qua presenti, gli organizzatori di questo importantissimo evento. Ecco, mi presento velocemente, sono Anna Maria Praticò, diciamo che sono una social infovita e un caregiver di un paziente ematologico, nonché una psicologa clinica in formazione. Questo percorso è stato dettato proprio da questo intervento, per cui già la dottoressa meticolosamente ha esposto con tutta la sua competenza e la sua esperienza e ci ha portato dentro a quella figura imprescindibile che è quella dello psico-oncologo all'interno di un percorso di cura delle emozioni che si trovano nella malattia. Ecco, io vi posso solamente dire che come caregiver ho potuto provare in prima persona quello che si prova, l'importanza di avere un supporto psicologico competente che ti supporta nel quando ci si confronta con una diagnosi così importante, con una malattia ematologica. Quello che avvertiamo è un vero e proprio tsunami di emozioni, qualcosa che travolge, uno spesamento emotivo che non viene percepito solamente da chi ha la diagnosi, ma anche da noi familiari che condividiamo lo stesso trauma, come la dottoressa ben sa. Per cui è importante che queste emozioni, come la paura, come la rabbia, come la tristezza, l'ansia e associate, siano ben identificate, perché sono lecite e sono naturali, appunto per questo devono essere ben identificate, ascoltate e portate verso quel percorso di giusta consapevolezza, di presa di consapevolezza, perché questo, mi dispiace per la paziente di prima, porta assolutamente in un percorso migliore di resilienza ad un approccio di cura. Per cui diciamo che, fatemelo dire, quello stretto e sincero connessione che c'è tra mente e corpo, e quindi attraverso che cosa? Attraverso il nostro cervello diffuso su tutto il nostro corpo, attraverso le reti neurali, attraverso il sistema endocrino, il sistema immunitario, la pelle, che è l'organo più importante e grande che abbiamo nel nostro organismo e che è strettamente connesso anche all'emozione. Per cui questo affiancamento emotivo deve essere dato, così come ben prima veniva spiegato, a chi e deve essere curato, ma chi cura, perché parliamo del caregiver, importantissimo nel processo di cura, ma anche al personale medico, perché medici e infermieri vivono questo carico emotivo ogni giorno, ma non solo quello professionale, ma si confrontano anche col dolore e ahimè anche con la perdita, per cui bisogna dare lo strumento idoneo a chi cura nello stesso modo di chi è curato. E lasciatemi dire che parlo pure per l'infovita. L'infovita vuole abbracciare questo progetto di inserimento dello psico-oncologo all'interno di un team multidisciplinare che sia parte integrante di cura e non solamente un'opzione, ma non solamente nella fase attiva della malattia, ma anche in un proseguo di follow-up dove il paziente è più vulnerabile a una possibile recidiva. E appunto per questo anche l'Infovita sta realizzando una struttura nascente, che è la residenza dei papaveri. Questa struttura viene portata avanti proprio per affiancare il paziente, dall'assistenza al paziente, che per fare tantissimi chilometri per arrivare ai presidi di terapia anche in 2 giorni, per cui si cerca di sgravare quel carico emotivo, ma anche, lasciatemelo dire, economico, che grava sulle famiglie. Per cui questa sarà una struttura che avrà degli spazi non solo di prima necessità, ma anche degli spazi di ascolto, dove il paziente, il suo caregiver, verrà ascoltato in maniera professionale e in modo psicologico alle sue emozioni.
concludo velocemente dicendo che noi tutti così stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita di tutti quelli che sono coinvolti nel percorso di cura, e parliamo del paziente, parliamo del caregiver, parliamo anche del personale medico. Per cui se andiamo nella direzione in cui mettiamo al centro la persona con tutta nella sua globalità, io penso che stiamo facendo già una bella differenza. Ringrazio la dottoressa Gigli per la sua guida e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Una cosa che volevo aggiungere che ha a che fare con gli aspetti legislativi, nel senso prima è stato parlato all'inizio della giornata, si sta lavorando tantissimo perché questo possa succedere, ci sono delle leggi in atto, nella regione Lazio la regione ha stanziato una cifra considerevole perché possa essere effettuata formazione agli psicologi che non sono psicologi, che però sono all'interno delle strutture sanitarie, in modo tale che abbiano una competenza aggiuntiva rispetto a come potersi occupare anche degli aspetti oncologici. Sicuramente è un aspetto difficile perché ovviamente c'è dietro una questione di costi, no? La coperta è sempre un po' corta, bisogna scegliere su cosa investire e in che modo farlo, però credo che l'unico modo possibile sia proprio passare per l'idea che perché una cosa sia interna deve essere interna e quindi mettere insieme tanti. Quello che mi sembra importante è anche, prima parlavate della formazione, io credo e ne sono sempre stata convinta, io lavoro in un grande universitario, dove anche la logica dell'affettività in qualche modo che vedo oggi tra di voi a volte si perde nelle grandi dimensioni, no? Però diciamo sono sempre stata convinta del fatto che la cosa fondamentale è lavorare per costruire un sistema di cure che abbia un taglio psicologico. Questo ci aiuterebbe se riuscissimo a farlo con attenzione, con corsi di formazione, con gruppi esperienziali, anche a poterci permettere, tra virgolette, di sopperire alla carenza di tante figure che potrebbero esserci. Non riesco ad immaginare, perché sono realista, un futuro pieno di psicologi dentro gli ospedali, perché a volte non ci stanno neanche i medici o gli infermieri, ma riesco ad immaginare l'idea che se riusciamo a costruire un buon sistema, possiamo formare un sistema di cure che abbia lo sguardo psicologico alle emozioni. Allora se chi cura è formato a tenersi e a prendersi carico dell'emozione dell'altro senza scappar via, questo in qualche modo ci può aiutare a sopperire le carenze. Diciamo cerchiamo di fare anche con quello che abbiamo se riusciamo a trovare una strategia diversa. Grazie, grazie mille dottoressa. Allora siamo arrivati in chiusura. Beatrice vieni, adesso chiuderemo un po' dandoci la giusta carica, no? Perché abbiamo detto tante cose. Ma ci vogliamo lasciare con un bel messaggio che adesso Beatrice ci leggerà. Quello che leggerà Beatrice è il famoso discorso che Enrico V fa ai suoi soldati per onorarli, per onorare il loro coraggio e il loro lavoro e per celebrare l'inattesa, inaspettata e insperata vittoria contro i francesi, perché a volte anche i piccoli hanno la meglio sui più forti. Perdonami se faccio una breve parentesi. Oggi vogliamo anche ricordare tutti quei nostri soldati che pur avendo combattuto tenacemente non ce l'hanno fatta a sconfiggere la malattia. In particolare, non me ne vogliate, oggi un saluto va all'amico Bruno, Bruno Lupo Grigio per tutti, è mancato da poco, lui fisicamente non è con noi, ma io sono certa che da lassù ci starà dicendo di continuare a fare solo cose belle. Allora, Beatrice, a te il piacere e l'onore di
chiudere questa bellissima giornata. Grazie. O Dio delle battaglie, tempra d'acciaio e cuore dei miei soldati, non farli cedere al panico, togli loro per ora la facoltà di contare, semmai il numero dei nemici li induca a perdersi d'animo. Non oggi, oh Signore, non voglio un solo uomo in più per Giove. Io sono tutt'altro che avido d'oro e non mi importa di chi si nutre a mie spese, né me la prendo se c'è chi indossa i miei panni. Nei miei desideri non trovano posto le cose esteriori. Ma se è peccaminoso aspirare alla gloria, io sono il peccatore più inveterato che ci sia al mondo. No, in fede mia, non voglio un solo inglese in più. Non vorrei perdermi un sì grande onore che un solo uomo in più vorrebbe, credo, spartire con me. Nemmeno in cambio della mia più grande speranza. Anzi, vi dico che chi non ha abbastanza fegato per questa battaglia può pure andarsene. Noi gli daremo un passaporto e nella borsa gli metteremo anche i soldi del viaggio. Oggi è la festa di San Crispiano. Chi sopravvive a questo giorno per rimpatriar sano e salvo si impennerà su due piedi solo a sentirlo nominare e fremerà al nome di San Crispiano. E quando arriverà la vecchiaia, ogni anno alla vigilia inviterà i suoi amici a far festa dicendo: domani è il giorno di San Crispiano. Poi si rimboccherà la manica e mostrerà le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispiano. I vecchi dimenticano e lui dimenticherà tutto il resto, eppure ricorderà le sue prodezze di quel giorno. Saranno allora i nostri nomi che lui avrà sulle labbra come persone di famiglia, evocati fra i calici colmi. E questa storia ogni bravo uomo insegnerà a suo figlio. E il giorno di San Crispino e Crispiano non passerà mai da questo giorno sino alla fine del mondo senza che in esso ci si ricordi di noi. Noi i pochi felici, noi fratelli in armi, perché chi oggi sarà con me sarà per sempre mio fratello. E i gentiluomini che ora in Inghilterra si trovano a letto si danneranno l'anima per non esserci stati e si sentiranno meno amati quando sentiranno parlare un uomo che combatté con noi il giorno di San Crispino. Grazie Beatrice. Allora, è stata una mattinata bellissima. Grazie a tutti, grazie ai relatori e grazie a tutti voi per la fiducia. E grazie a Beatrice per questa emozione. Io da ora in poi mi chiamo Re e vado nel corridoio. Enrico è qui. È la grandezza di Shakespeare, il grande classico. Grazie davvero, non ve ne andate perché adesso ci sarà il pranzo. Grazie dottor Tuscano, dottor Saide, grazie relatore. Grazie a tutti, sì, non c'è nient'altro da aggiungere. Ci vediamo, grazie.